Ecco, allora possiamo cominciare, anzi ricominciare questa serie di appuntamenti che comincia con oggi, tra l'altro direi cominciamo col botto, vista la qualità del docente che oggi ospitiamo, il professor Fausto Minelli, che credo sia veramente noto, se non a tutti quasi, per tutta una serie di iniziative e di competenze che ha su alcuni temi, non la faccio più lunga, magari conserviamo un modello di conduzione di questi appuntamenti che l'anno scorso ha dato dei risultati, direi, di soddisfazione, per cui faccio semplicemente i saluti a voi e a tutti quelli che sono collegati, poi dirà meglio sicuramente il professore anche sulla questione dei crediti, perché è sempre tema piuttosto articolato e un po' anche scivoloso per certi versi, ma che ci permette ancora una volta di essere qui presenti, per cui devo per forza ringraziare, oltre a chi è presente fisicamente qui nella sala del Consiglio del Comune di Vione, anche chi è collegato, la struttura che ci segue. Da sempre abbiamo Teleponte di Legno che poi mette online subito e anche in una fase successiva quelle, le tematiche che vengono svolte, come sempre il supporto del professor Azzoni, che è responsabile e coordinatore di questa iniziativa Avvione Laboratorio Permanente, insieme al supporto straordinario alla comunità montana di Sergio Cotti Piccinelli. Abbiamo cambiato in una figura sicuramente più gradevole chi rappresenta Arca, perché il nostro buon Fabio ha passato il testimone, e abbiamo invece l'architetto Comella che mi sembra anche più brava, devo dire. Sarà un caso, ma della gestione abbiamo fatto un po' di esperienza, qui la cosa aiuta. Chiudo questo brevissimo intervento iniziale, ripensando poi e facendo un minimo di scaletta, passerò poi al professor Azzoni che ci introduce alla giornata di oggi e magari butta lì anche qualche idea su quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Io, come sempre, mi riservo il terzo tempo e mezzo, nel senso il terzo che è una specie di chiusura in cui farò magari anche un po' di sintesi di quelli che sono i risultati di questo primo anno di sperimentazione, che come sempre ha un po' di chiaroscuri, ma che alla fine qualche soddisfazione l'ha portata. Poi siete come sempre tutti invitati al terzo tempo e mezzo, che è questo momento anche conviviale qui nel bar del paese, dove abbiamo modo poi anche di disquisire di questioni magari anche un po' più frivole. Detto questo, passo la parola al professor Azzoni. Grazie al sindaco Mauro Testini che da sempre ci accompagna in queste iniziative, ci assiste oltre che da protagonista anche da organizzatore di una logistica molto apprezzata, quale ad esempio quella del rinfresco finale. Benvenuti a tutti, siamo al terzo ciclo di incontri. Nel frattempo Vione Laboratorio Permanente ha cominciato ad ospitare degli studenti universitari con i loro docenti. Si sono stati attivati dei laboratori, dei workshop, uno in luglio con degli studenti che hanno fatto un lavoro di design e che continuerà quest'autunno all'interno del corso di design del prodotto alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Alla fine un'ottantina di studenti lavoreranno rileggendo, diciamo, materiali della tradizione legata più alla vita, quindi agli arredi, ai piccoli oggetti, agli oggetti d'uso della tradizione di Vione, ben conservati nel museo. Ovviamente sempre con questa chiave che è il titolo di questi incontri, tradizione e innovazione, per fare in modo che la tradizione possa rivivere in chiave contemporanea. Nel frattempo stanno lavorando una ventina di studenti di architettura dell'Università di Coira, guidati dal professor
e architetto Armando Ruinelli con il suo collega Marco Ganzoni, che sono stati a Vione, hanno rilevato degli edifici e stanno progettando delle idee di trasformazione di questi edifici. Alcuni di questi sono edifici molto impegnativi e si legano direttamente al tema di oggi, soprattutto gli edifici rurali, i tabià, che sono strutture pensate per sopportare dei carichi sostanzialmente leggeri, diciamo così, anche se poi alla fine il fieno, le granaglie, un certo peso l'avevano, ma non certamente i carichi di un uso diverso, come si può immaginare. E quindi per la loro, diciamo, in parte obsolescenza, in parte per, diciamo, i criteri di progettazione e i materiali utilizzati, ovviamente i materiali del posto, richiedono particolare attenzione soprattutto dal punto di vista strutturale. E quindi cominciamo questo ciclo con questo incontro molto importante, perché tocca, al di là poi della qualità del relatore che poi presento, tocca un tema dirimente, il tema della possibile conservazione sotto il profilo strutturale, che è occasione ovviamente di grandi discussioni, anche di scelte che a mio modo di vedere più sono supportate da conoscenze tecniche precise, specifiche e a volte anche un po' sofisticate, e di questo ce ne parlerà l'ingegner Minelli, più riescono a fare in modo che questi edifici possano essere a volte, nei casi fortunati, integralmente conservati, in altri casi parzialmente, ma soprattutto come valore di testimonianza e di memoria per quanto riguarda l'identità del paese, che altrimenti senza questi edifici, se posso dirlo, sarebbe uguale a tanti altri paesi che per diversi motivi, magari ponte di legno con i bombardamenti o altri per trasformazioni edilizie intervenute negli anni del cosiddetto boom economico, hanno perso la loro identità e sono un po' tutti uguali uno rispetto agli altri. Vioni si differenzia dai paesi, diciamo, confinanti, vicini dell'Alta Valle, non solo per ragioni, diciamo, geografiche e legate al sito, alla posizione, staccato dalla statale, un po' un paese di costa, non di fondovalle, ma anche proprio per questa ricchezza di patrimonio, che è il valore forte di questa comunità, non solo in termini edilizi e visivi, ma anche proprio in termini identitari. Infatti la lettura di questi edifici non può essere separata certamente dai materiali conservati al museo. Il museo conserva tutti quei documenti e anche informazioni che il maestro Tognali ha raccolto, ha scritto e ben documentato, e che gli attuali gestori del museo comunicano, e che si riferisce alla vita che si svolgeva negli edifici e anche in questi edifici di Vione, una civiltà contadina ovviamente tramontata, ma che mantiene un senso, un significato, non perché oggi si debba fare i contadini come una volta, ma perché certe attitudini, credo anche la capacità di interagire con situazioni difficili e moltiplicare le proprie capacità operative in diversi settori, la cosiddetta multifunzionalità, il contadino che era allevatore e sostanzialmente anche costruttore e tante altre attività, bricoleur, no? Può essere ancora oggi un tema che, se visto in termini di modernità, può permettere la possibilità di vivere in montagna, che è il tema di fondo a cui ci riferiamo. Certamente è importante vivere, è importante che nuove famiglie si installino a Vione, ma forse con un modello non di tipo turistico o di tipo speculativo, oppure appunto cancellando la cultura presente. Quindi questo tema sta, forse il tema strutturale, a monte di tante poi successive diciamo discussioni o elaborazioni progettuali. I prossimi due incontri affronteranno temi diversi, ma li presenterò la prossima volta, quindi un tema legato all'animazione delle comunità, delle piccole comunità
nel ponente ligure, una situazione apparentemente molto diversa da quella di Vione, ma in realtà che presenta molte similitudini, e invece poi il tema dei caratteri storici del paesaggio, e quindi diciamo di come attraverso l'intervento di Carlo Tosco i beni culturali possono rivivere, quindi diciamo non un tema di carattere storico o storicistico, ma sempre attualizzato. L'ingegner Fausto Minelli è professore al Politecnico, alla Facoltà di Ingegneria di Brescia, quindi oltre all'attività accademica prestigiosa affianca interventi legati all'uso dei materiali, alla progettazione strutturale, si occupa in particolare, correggimi se non sono corretto, di progettazione strutturale, di ponti in particolare, ma soprattutto, ed è la cosa che a noi interessa all'interno di questo ciclo di incontri e delle attività di Vione, si occupa di riabilitazione strutturale. Partecipa a questo laboratorio specifico dell'Università di Brescia, e questo io spero possa essere un inizio. Infatti abbiamo già un po' dialogato per vedere la possibilità di portare anche studenti di ingegneria attorno a questo tema a Vione, quindi non solo il tema del design legato all'abitare, non solo il tema della progettazione architettonica e tipologica, ma di quella strutturale all'interno di questa discussione, perché poi alla fine questo laboratorio, sia nelle parti operative che nelle parti diciamo più colloquiali o anche diciamo accademiche o di lezione, contiene sempre la volontà di fare in modo che i temi possano interagire, perché noi li vediamo magari un po' separatamente, ma all'interno di ogni edificio, di ogni situazione, tutti i temi confluiscono interamente e integralmente. Quindi con molto interesse ascolteremo questa comunicazione, e sono gradite ovviamente anche domande dai presenti e da casa, e forse il tempo a disposizione non sarà sufficiente per approfondire, ma eventualmente in primavera con il quarto ciclo magari potremo tornare anche su questo argomento con molto piacere. E io lascio la parola quindi a Fausto Minelli, lo ringrazio per essere venuto fino a Vione, anche se è originario di questa area geografica, e buon ascolto a tutti e buona discussione successiva, grazie. Bene, questo non serve, no? Ok, grazie, ringrazio innanzitutto il Comune di Vione nella figura del sindaco che ci ospita, quindi grazie al collega ingegner Testini, ringrazio il professor Azzoni con cui abbiamo stabilito una connessione già da parecchio tempo. Come tanti sanno, io sono 50% di Edolo, 50% di Monno, le mie radici comune le vivo profondamente, le amo profondamente. Tra l'altro Monno ha delle caratteristiche simili a Vione, è fuori dal percorso principale e in certi tratti non è stato così rimaneggiato, in certi, perché in altri lo è stato comunque parecchio. Poi tu ti sei occupato anche del Camon, e quindi grazie anche per questo intervento, grazie per questo interesse rispetto ai luoghi montani. Vi porto i saluti dell'Ordine degli Ingegneri di Brescia, che mi ricorda nelle figure della segreteria, mi raccomando, compilare i campi per gli ingegneri, ma credo che ci sia un modulo, l'efficientissima presidente di Arca ha provveduto a un modulo in cui vanno compilati correttamente i dati, in quanto stiamo usando una piattaforma che non è quella ufficiale dell'ordine, quindi ci potrebbe essere qualche problema dal punto di vista dell'accredito dei due CFP previsti. Bene. Brescia ha una tradizione, ecco, è stato detto che io mi occupo di ponti, verissimo, ma io nasco come uomo del calcestruzzo, dopodiché per anni mi sono occupato di riabilitazione strutturale con il professor Giuriani, quindi il mio secondo grande filone è stato quello. Brescia ha fatto scuola sulla riabilitazione strutturale, perché il corso che ha un po' creato il professor Giuriani, che è stato il nostro maestro, è stato un corso particolarmente curato e legato ai rapporti con la soprintendenza.
è legato a tutta una serie di edifici storici che sono stati ristrutturati a partire dagli anni 90 a Brescia. Pensate a tutto il campus in centro storico dell'università, quindi le due sedi di economia, la sede di giurisprudenza, il rettorato, Palazzo Collini Fiumi, tutta una serie di edifici di assoluto valore architettonico, con un intervento assolutamente preeminente della parte architettonica progettuale, ma con un apporto all'insegna della conservazione, della compatibilità anche delle tecniche che hanno fatto crescere la nostra scuola. Ricordiamoci che il professor Giuliani è stato anche l'artefice del rinforzo della copertura della loggia, grande tema in cui c'era la necessità di rinforzare questa copertura che aveva ormai 100 anni, aveva grossi segni di degrado, aveva una freccia di 1 metro, centralmente aveva una freccia di 1 metro, 1,20 metri. Ecco, quindi era molto spingente, tema che tratteremo fra poco. Le strutture, le coperture, in particolare montane, sono spingenti. Perché montane sono spingenti? Perché quando arriva la neve sono soggette a ricarichi particolarmente importanti che creano qualche problematica in più. Ecco, quella invece era una copertura molto ampia, realizzata con delle tecniche molto speciali per l'epoca, ma aveva avuto quindi questa grossa deformazione. Quindi è stato tutto un tema che ha portato la scuola di Brescia, l'università di Brescia, a lavorare su tematiche, diciamo, molto affine a quello che vedremo oggi. Con Giorgio, il professor Azzone, abbiamo in mente, lo diceva anche lui, quindi un piccolo accenno anche alle future attività che potrebbero coinvolgere Brescia. Il corso dedicato che porterà studenti è il corso di laurea in ingegneria e di architettura, guarda caso, è stato scelto quello, di cui io sono presidente di corso, e l'idea è quella di realizzare dei laboratori nel corso di riabilitazione strutturale che è tenuto oggi dal professor Plizzari, perché il professor Giuliani è professore emerito in pensione, e poi di realizzare la Summer School, se riuscissimo, ma il bando uscirà a mesi, e quindi le due grandi iniziative su cui vogliamo spenderci e su cui c'è già l'accordo all'interno del corso di studi, tu ti ricordi che lo hai presentato davanti ai colleghi, era marzo, aprile, non ricordo, quindi è stato anche raccolto con un certo interesse, in cui le due discipline più coinvolte saranno proprio l'abilitazione strutturale e la disciplina del restauro architettonico. Quindi volentieri speriamo di tornare, del resto siamo un'università del territorio e quindi faremo delle iniziative. Per esempio, qual è il tipico progetto che fanno i ragazzi? Progettano in un intervento di rinforzo su un edificio che sarà un edificio montano. Bene, io mi metterei lì se posso, chiedo alla regia, che così ho più vedo meglio, e chiederò un po' di interazione ai colleghi. Gli ingegneri li conosco, sono 1, 2, quanti che sono gli ingegneri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, bene, e 7, invece gli architetti, 1, che li conoscono anche alcuni, 4, 5, geometri, vabbè dai, diciamo che vincono gli ingegneri. Lo dico soprattutto perché c'è il sindaco, ci sono io, c'è il sindaco, quindi insomma siamo in grande maggioranza. A casa non so quali sono i numeri, ma abbiamo parecchia gente, mi dicevano 95 persone. Ecco, mi dicevano che ieri c'erano parecchi ingegneri in lista d'attesa, noi abbiamo messo solo 50 posti, in realtà dovrebbero essere una 70. Bene, quali sono le specificità? Partiamo con qual è la specificità di un edificio in montagna? Quali sono le peculiarità di un edificio in montagna? Dal punto di vista, non pensiamo alla riabilitazione, ma del costruito, il costruito storico, soprattutto in questa zona. Che peculiarità ha? Un edificio in muratura, ma quale muratura? Una muratura in pietra naturale. E qui di pietre naturali abbiamo una grande tradizione, ma soprattutto anche una capacità di realizzarle con materiali di alto valore, alta resistenza rispetto ad altre zone, e con una buona fattura. Ci dicono sempre che da qui arrivavano delle grandi maestranze che erano in grado di costruire dei muri anche a secco impeccabili, lo sappiamo, ce lo diciamo, ma ci viene riconosciuto anche da fuori, una grande capacità, e questa la dice lunga, perché una pietra squadrata rispetto a una pietra arrotondata ha una resistenza, una capacità di comportarsi e di essere durevole nelle proprie performance a lungo termine assolutamente differente.
andiamo in città, in una città come Brescia, il tessuto murario è molto più disordinato, si parla di muratura mista, costituita da ciottoli che vengono presi dai fiumi, ma una volta che sono arrivati in città, in pianura, sono assolutamente arrotondati, meno squadrati, alternata per forza a mattoni, i mattoncini rossi li chiamiamo, no? I mattoni classici, i mattoni pieni, in il laterizio, perché bisognava squadrare soprattutto intorno alle aperture, tra un piano e l'altro, per diciamo rettificare, per poter realizzare le aperture, proprio perché il resto era un po' più debole. Questa è una muratura mista, noi non abbiamo questo, o meglio, non è sicuramente, ci sarà l'eccezione che conferma la regola, ma la tipologia è sicuramente di una muratura di livello molto superiore. Questo l'ho detto io. Altre tipologie, ovviamente l'uso del legno, ma non è che in città il legno non si utilizzasse, soprattutto per quanto riguarda gli impalcati e le coperture, si utilizzava quello, ma legni di essenze molto diverse, e ce lo siamo sempre detto, il legno che cresce, che si sviluppa in ambienti più rigidi, è un legno sicuramente che ha resistenze e che ha durabilità, anche non solo resistenza, ma anche durabilità assolutamente superiore. Tutto il mondo delle conifere, poi hanno insegnato che alcune conifere non vanno bene all'esterno, altre, il larice, hanno rigidezza superiore, più durevole. C'è chi addirittura, non in questa zona, ma per esempio a Livigno, ma anche in certe zone confinanti con la Valtellina, lo brucia esternamente il legno per creare quella scorza che è in grado di proteggere il legno rispetto alle intemperie. Pensate a Livigno, passavano N mesi, dico una cosa un po' macabra, ma non potevano tumulare nemmeno i morti, li lasciavano nelle soffitte per poi farlo in primavera, perché l'ambiente era assolutamente invivibile, e una possibilità per garantire la durabilità del legno era quello proprio di bruciarlo esternamente, in modo che questa scorza, questa patina esterna, proteggesse l'essenza interna. Ecco, coperture e legno. Le coperture e legno devono essere più curate in montagna per ovvi motivi. Più ci alziamo, quest'anno sembra un anno fortunato, non diciamolo troppo, ma abbiamo già avuto un po' di neve, speriamo che continui. Ma sicuramente il carico della neve la fa da padrone. E quando noi studiamo gli effetti a lungo termine, questo è un tema che magari gli architetti e geometri conoscono un po' meno, ma lo spiego, e parliamo di viscosità, cioè di deformazioni che continuano a crescere nel tempo e negli anni, il caso della neve in montagna è un caso che enfatizza ulteriormente questo problema. Questo tetto a capanna, che è la classica situazione, a volte poi ci sono anche tetti molto più complicati, ma classico tetto a capanna che negli anni continua a assorbire un carico, in realtà continua a deformarsi, nonostante per esempio il carico da neve poi se ne vada. L'effetto viscoso, si chiamano effetto di viscosità, questa che nel legno c'è perché è un materiale molto poroso, molto spugnoso, che già è viscoso per l'umidità, ma se poi ci sono dei carichi importanti, come quelli da neve che durano per mesi, ecco che questi fenomeni tendono a diventare più importanti. E quando una copertura tipicamente da così tende a schiacciarsi, si abbassa, cosa fa sulle murature? Tende a spingerla, quindi non serve il sisma, che da noi è un problema del tutto relativo, molto secondario. Non servono i carichi orizzontali per generare tutta una serie di dissesti e di meccanismi nelle murature che possono portare poi all'esigenza di riabilitare. Quindi insomma, peculiarità, ne vedremo altre. Per esempio, cominciamo a vedere i dissesti nelle strutture murarie, che poi sono quelli che portano alle problematiche e all'esigenza di rinforzarle. Per esempio, pensiamo a questo edificio, adesso io andrò, non c'è tempo di andare, non vedo il mio puntatore, lo vedete voi il puntatore? No. Qui va, non va, ma non piglia, esatto, non piglia, non, il puntatore non va sullo schermo, giustamente. Vediamo i blocchi 1, 2, 3. Magari mi siedo, che così riesco meglio, perché ho almeno, vedete, il mouse.
Manco quello, si vede, sì. Eccolo qua. Vedete un po' questa classica situazione. Cominciamo da questa possibilità. Cosa è successo qui? Cosa è successo qui secondo voi? C'è stato un tipico cedimento fondale. Quindi non parleremo di sismica se non a tratti. Parliamo di strutture classiche che a causa di vari fenomeni di natura idrogeologica, degli assestamenti, la costruzione di edifici vicini, ci sono tante possibilità, possono avere questa tipologia di dissesto. Bene, e ovviamente il dissesto lo vediamo molto comunemente intorno alle aperture, intorno alle finestre, nelle sezioni più deboli. E vediamo che possiamo pensare a un edificio costituito da tre blocchi, il terzo tipicamente ha semplicemente una traslazione verticale, il secondo una rotazione, quello che genera problemi maggiori. Bene, quale potrebbe essere? Una tecnica di rinforzo molto banale che ci viene in mente, che dopo va calcolata, va studiata, va vista, ma quale potrebbe essere un'ipotesi con cui io risolvo questo problema? Nell'ottica conservativa, ovviamente, se l'edificio lo merita, se è vincolato, tolgo se l'edificio lo merita. Una parola che mi ha detto la mia collega, brutta parola per gli edifici storici, dire se se lo merita, ma io sono qui anche un po' per provocare. Quindi in realtà io ci credo veramente, se l'edificio è vincolato, ovviamente, ma se l'edificio non è vincolato, dobbiamo per forza accanirci, è un tema che pongo, la risposta a volte è sì. Non sempre lo è, lo vedremo. Un atteggiamento provocatorio, professore Antonella, intervenga. Se dico, ecco dopo, se l'è già segnata. Bene, in questo caso a cosa potremmo pensare in questo caso? Iniezioni nel terreno. Ecco, quello è un problema. Però forse prima di tutto occorre mettere delle catene per aiutare questa porzione, per superare, ecco, una volta che ho messo le catene è evidente che devo andare nelle iniezioni, ma la tecnica dell'iniezione nei terreni è una tecnica molto sponsorizzata dal punto di vista delle ditte produttrici, anche perché voi stimate n metri cubi, arrivo al conto in fondo che di metri cubi ne ha molti di più per ovvi motivi, perché poi non sappiamo esattamente cosa succede. È una tecnica da attenzionare molto attentamente questa, perché dobbiamo valutare esattamente la tipologia di terreno e lì queste tre figure presenti oggi non sono quelle più vocate a questo, votate, dobbiamo far intervenire il geologo, per capire quanto queste resine, questi materiali, siano opportunamente e siano appropriati per la tipologia di terreno che abbiamo. Guardate che in un rinforzo di una chiesa nel cucuzzolo di una montagna, il professor Giuliani racconta sempre che le resine arrivarono poi nel fiume Ciattolo, che era 40 metri sotto il dislivello, perché a un certo punto poi le cose si disperdono e quindi avevano fatto anche dal punto di vista ambientale un rinforzo del tutto discutibile. Bene, e questo è una direzione. I dissesti nella muratura, ma questo lo vediamo molto spesso, questa fessura che attraversa i conci, in questo caso vabbè sono disegnati mattoni pieni, ma non cambia niente. Abbiamo queste fessure, sono molto tipiche, abbiamo fessure quindi dovute a compressione, a trazione, a taglio e la combinazione delle varie situazioni. Monitoraggio delle strutture, io vedo una fessura, posso decidere per esempio di monitorare l'avanzamento, metto molto semplicemente dei vetrini che sono un on-off nel momento in cui si spezzano, oppure oggi posso pensare di mettere degli strumenti wireless, degli strumenti che sono anche, non hanno bisogno nemmeno di grandi opere, perché sono, ripeto, wireless, hanno una centralina, hanno una SIM e vi dicono tutto ogni minuto, ogni due minuti, quando lo volete voi. E vi danno, ecco, un edificio in muratura è così importante mettere un monitoraggio che vi dia l'esito, che vi dia questa apertura ogni secondo, ma direi di no, una misura al giorno è più che sufficiente. Bene, e da lì posso per esempio capire se lo sviluppo è di questa misura, ha una progressione accelerata, che potrebbe essere questa, ha una progressione invece ritardata in cui dopo un'iniziale misura elevata,
in ordinata ho l'apertura, ho lo spostamento che sto misurando e in ascissa ho il tempo, e vedete che in questo caso il mio quadro fessurativo in evoluzione diventa stabile, diventa di fatto molto stabile. Progressione importante, poi una stabilità. Qual è dei tre il più pericoloso? Qual è dei tre che mi obbliga ovviamente ad intervenire con più urgenza? Ovviamente il primo, perché è nella prima situazione. Bene, e questo può essere d'aiuto nel momento in cui pianifico un intervento. Quindi il monitoraggio, senza correre a decidere, posso ravvisare l'urgenza dell'intervento e posso ravvisare poi la tipologia di intervento, perché poi devo giustificare perché di questo dissesto, anche vedendo come questo dissesto si evolve nel tempo. E il tempo non sono giorni, non sono ore, ma sono mesi. Bene. Causa dei dissesti, carichi verticali, cedimenti in fondazione, carichi termici, carichi orizzontali, arche volte, coperture spingenti, sisma. Non ho ancora parlato di arche volte. Ma spesso il piano terra, più che i piani superiori, sono realizzati con volte. Volte in pietra naturale, abbiamo delle volte bellissime anche qui nelle nostre zone, alcune delle nostre chiese. Alcune delle nostre chiese, adesso noi le vediamo tutte intonacate, molte delle nostre chiese hanno volte in pietra naturale che sono meravigliose, che sono delle opere straordinarie se pensate all'epoca. Bene, ma tutte, la struttura dell'arco, che è una struttura, e delle volte, che è una struttura meravigliosa, è una struttura spingente, per definizione. È una struttura che ha bisogno di un presidio, è come il tetto a capanna che fa così, anche un arco tende a spingere all'esterno. E ha bisogno di contrafforti? Ha bisogno di catene? Ha bisogno di presidi? Ha bisogno di presidi, perché altrimenti in chiave si fessura, in chiave principalmente, oppure alle reni, se poi intervengono anche le cariche orizzontali o carichi al di sopra non distribuiti in maniera opportuna, appropriata, queste situazioni poi tendono ad esasperarsi. Quindi c'è anche il tema degli incatenamenti, quando è che le catene a volte saltano, sono saltate in una chiesa in valle, per esempio a memoria, durante le grandi nevicate, se non erro, dell'85, forse non eravamo in Alta Valle, ma eravamo nella Media Valle, durante la grande nevicata dell'85, alcune catene saltarono. E se saltano la catena, subito si forma un dissesto, perché ovviamente non abbiamo più le spinte trattenute. Le strutture spingenti portano l'edificio ad avere delle rotazioni, portano l'edificio ad avere dei fori piombo, ad avere dei maschi murari, ad avere dei paramenti murari che tendono a ribaltarsi, che tendono a creare poi problematiche non indifferenti. Schiacciamento per peso proprio non è una tematica che qua mi sento di affrontare, cioè la muratura è eccessivamente caricata per peso proprio, è un tema degli edifici montani che hanno 2, 3 piani, 4 piani, ma no. Poi non c'erano spessori così piccoli, non si facevano strutture così snelle. Abbiamo una muratura, sono partito inizialmente dicendo, muratura di altissimo livello dal punto di vista della resistenza e anche dal punto di vista, ho già detto, delle maestranze di come veniva realizzata in generale, con tutte le eccezioni del caso ovviamente. Questo tema dov'è che ce l'abbiamo, per esempio? La torre di Pavia è crollata per questo, la torre a Venezia, in piazza San Marco, questi collassi sono avvenuti per evidente schiacciamento, che si notava con piccolissime fessure nella direzione del carico. Non è un tema che mi sentirei di, un rischio che mi sentirei di proporre per le strutture nostre. Oppure possiamo avere questa situazione, e qua interviene un altro tema. In tante zone la muratura è una muratura a sacco. Adesso chiedo qua, io non ne ho viste, in città sì, qui non ho mai visto una muratura a sacco, magari c'è invece, se i colleghi vogliono intervenire. Muratura a sacco qui, io francamente, che vuol dire paramento interno, paramento esterno portante e all'interno questo nucleo di materiale povero. A volte oggi si fa invece che si mette un minimo di legante, cementizio, introduco una parola che piace poco, ecco, si mette un minimo di legante, ma nel passato spesso era materiale disordinato, si, si,
era la discarica dei materiali, eccetera, quindi non è assolutamente elegante. Il tema è quello dei diatoni, il tema è quello dei collegamenti tra un paramento e l'altro, che è assolutamente preminente nel rinforzo, perché altrimenti questi due paramenti possono lavorare in maniera non uniforme, in maniera slegata, e portare dei dissesti molto importanti. I terremoti del centro Italia hanno esasperato tutte le problematiche della muratura a sacco in assenza di diatoni. Oggi si mettono i diatoni artificiali. Ecco, questi fenomeni qua sono assolutamente più gravosi in presenza di muratura a sacco. Carichi localizzati, i carichi localizzati che possono esserci a volte, abbiamo delle fessure molto locali, dei dissesti molto locali, abbiamo dei carichi concentrati che possono venire da sopra, magari dei pilastrini, magari c'è stata fatta qui è stata fatta un'apertura che poi è stata semplicemente ritamponata e non legata, e questo è un altro tema che porta a dissesti, il rimaneggiamento continuo dei maschi murari con aperture che si aprono e si chiudono, e quando si chiudono non vengono ben legate con la tecnica semplice dello scucci-cucci, basterebbe quella, ma se non viene fatta assolutamente abbiamo un tamponamento slegato. Ecco, in quel caso lì, per esempio, tutto il carico passerebbe solo dalla porzione originale e genera nei maschi inferiori questi problemi che li vedete, ecco, sono locali, per fortuna devono esserli, perché queste fessure sono in zone molto piccole, perché poi si diffondono. Perché se io queste fessure dovessi vedere in zone ampie, devo stare attento perché allora ricado nel caso precedente, ma ripeto, non è una casistica di cui sarei molto preoccupato nelle nostre zone. Eccoli qua, questo è probabilmente una trave importante che scarica, non è un tema particolarmente importante, particolarmente preoccupante in questa casistica, ma nel momento in cui faccio un intervento di rinforzo, per esempio con una trave linea nuova, dovrò curare meglio questa muratura. Dovrò per esempio curarla meglio andando a fare semplicemente delle ricostruzioni locali, andando ad operare con delle tecniche di ripristino, ho già detto di scucci ricucci locali. Bene, i muri a volte sono soggetti a non solo a azione centrata, ma anche azione a pressoflessione, quindi generano una flessione. La muratura non è in grado di resistere a trazione, come il calcestruzzo. Nel calcestruzzo mettiamo l'armatura, qui non abbiamo questa chance. Quando è che c'è questa casistica? Non è una casistica solo del sisma, ma abbiamo una casistica in presenza di vento, oppure quando abbiamo al di sopra dei carichi che non sono centrati, e spesso i carichi sopra non sono centrati. E quindi si generano questo meccanismo di ribaltamento se al di sopra non c'è nulla. Se ci fosse un altro impalcato, un altro piano, un vincolo, abbiamo il meccanismo a piastra, il meccanismo a trave, in cui abbiamo questa fessurazione, e da un lato e dall'altro. Guardate che la maggior parte dei dissesti, negli eventi sismici per esempio, la maggioranza dei morti lo fanno il ribaltamento fuori piano degli edifici in muratura. Il tema principale è proprio quello dei meccanismi locali, dei ribaltamenti fuori piano, che devono essere assolutamente corretti in qualsiasi evenienza, compresa la casistica degli edifici montani. I meccanismi fuori piano sono semplici da correggere, non servono grandi calcoli, non servono grandi sofisticati programmi ad elementi finiti, ma possono essere corretti con degli incatenamenti e con delle operazioni, di cui alcune le vedremo, adesso non c'è tantissimo tempo nel proseguo della mia breve trattazione. Ecco qua ancora dei segni di dissesti. In questo caso i paramenti si sono separati, qui abbiamo una casistica di una muratura molto snella, piani molto alti, e non c'è una buona cucitura. Si è formato un muro a sacco anche se non era nato per essere a sacco. I paramenti non sono stati, dicevo che da noi invece la tessitura muraria è di ottima fattura, le maestranze, c'è una grandissima tradizione da noi, devo dire che questo non è un esempio di grande tradizione, quindi da noi non dovrebbe esserci. Bene, i meccanismi nel piano. Un muro può tentare di ribaltarsi, ma anche nel proprio piano può avere questi dissesti, e questi li si vede spesso. I giunti, al di là che siano, ripeto, murature mattoni pieni o muratura artificiale, sono giunti tipicamente in come sono fatti i giunti?
Malta è la base, calce, a meno del, ovviamente dagli anni, dopodiché ci sono stati molti casi in cui c'è anche l'utilizzo delle malte a base cementizia, ma nell'edificio storico, diciamo che non ha subito interventi recenti, abbiamo le malte a base calce, che sono, con tutto il bene che gli vogliamo dal punto di vista del valore del restauro, del valore architettonico, dal nostro punto di vista strutturale sono malte piuttosto deboli, eppure le cerchiamo di utilizzare e soprattutto negli edifici vincolati devono essere utilizzate, perché e quindi mi devo accontentare di un composito murario che è meno resistente rispetto al medesimo muro che invece hanno giunti una base cementizia. In quel caso sono sicuramente più resistenti. Io lo devo dire, dopo che si utilizzino meno, è ovviamente un altro discorso, non sempre possiamo utilizzarli. A volte la fessura invece attraversa la muratura, casi un po' più gravi. Quando giunti sono resistenti. Concentrazione degli sforzi sul rivestimento. Quindi questa è la muratura a sacco che ho già detto, in cui il cuore centrale è molto molto debole, è molto molto debole, in realtà porta quasi tutto il paramento interno e il paramento esterno. Se invece il materiale interno è un po' più resistente, è un po' più coeso, allora può contribuire. Per esempio il professor Giuliani ha lavorato anche sul Torcello, uno dei campanili di un'isola veneziana, e lì il tema era proprio quello di cercare di aiutare il sacco interno, perché la torre era messa, il campanile era messo molto, molto male. Ecco, se c'è un rivestimento invece importante, per esempio il marmo sapete che ha una rigidezza assolutamente importante, superiore a quella della muratura, capite che a volte abbiamo dei dissesti sui rivestimenti, perché noi li trattiamo come rivestimenti estetici, in realtà si pigliano una parte di carico, proprio perché hanno una rigidezza molto superiore a quella della muratura. E qua intervengo con un altro tema chiave, che è quello dell'utilizzo di intonaci sulla muratura, nei casi ovviamente non vincolati, nel caso in cui c'è già un intonaco, non nel caso di muratura vista, in cui non possiamo utilizzare gli intonaci, ma una delle tecniche è quella di rinforzare le murature con degli intonaci. Ma in quel caso lì noi andremo a utilizzare materiali molto rigidi? È utile utilizzare, in presenza di un rinforzo di un edificio in muratura, un intonaco che è molto rigido? Vi pongo questa domanda, perché se parlo solo io vi annoiate. Nessuno vuole rispondere? No? È un no che non volete rispondere o un no? È un no? È un no? Ma elaboriamo un po' il no. Chi è che ha detto no? No. Perché altrimenti si va a modificare sostanzialmente la rigidezza della regolatura. Ingegnere strutturista, vedete, Gerberto, ingegnere strutturista, risponde, si va ad alterare la rigidezza complessiva, e questo anche dal punto di vista della sismica crea un po' di problemi. Ma la cosa su cui invece, sapete, qua la sismica non è che sia così importante, tuttavia è un tema su cui concordo. Però se noi andiamo a utilizzare un materiale, un intonaco molto rigido, ci sono degli intonaci che hanno rigidezza come quella del calcestruzzo, e al di sotto c'è una muratura che ha un modulo elastico molto più basso, creiamo un'incompatibilità dal punto di vista materico. Al di là dell'aspetto conservativo, in cui non vanno messi se l'obiettivo è quello di conservare, ma anche se non c'è quell'obiettivo e primariamente devo rinforzare, attenzione a utilizzare materiali con alto modulo elastico, che è un po' il contrario di quello che soprattutto gli ingegneri pensano, no? Dico, beh, più il materiale è performante, meglio è. Non è così nelle murature. Devo avere la compatibilità tra il substrato e il materiale nuovo che vado ad applicare. E quindi, per esempio, tanti materiali che anche commercialmente vengono proposti dalle prestazioni eccezionali non sono la soluzione giusta nella fattispecie di una muratura. Perché è bene che nascano dei rinforzi che siano il più possibile compatibili, anzi è bene utilizzare materiali che abbiano un modulo elastico più basso, più compatibile con quello della muratura,
Fate conto che la muratura in pietra non ha moduli così bassi, però ecco, non ha certo quello di un calcestruzzo, ma se utilizzo materiali, gli spessori sottili, che sono gli intonaci che oggi vengono utilizzati, con moduli elastici bassi, ho meno rischio che questo intonaco si fessuri in breve tempo. E perché si fessura invece se utilizzassi dei moduli elastici? Perché si fessurerebbe se utilizzassi moduli elastici alti? Si deforma in modo diverso, incompatibilità dal punto di vista, nascono delle equazioni, per questi materiali quando voi li disponete, sono materiali nuovi, tendono un po' a ritirarsi, è vero che posso curarli, posso trattarli, posso stare molto attento, tendono un po' a per esempio, vogliono un po' ritirarsi, è ovvio, come tutti i materiali, tendono un po' a ritirarsi, sono tutti porosi, come una spugna che si asciuga, tendono un po' a ritirarsi, ma se sono molto rigidi e sotto hanno un supporto che li vincola, la muratura un po' li vincola, e sono molto rigidi, questa tendenza viene molto impedita, voglio accorciarmi ma non posso, mi fessuro. Vorrei accorciarmi ma l'intorno me lo impedisce e mi voglio accorciare in maniera forte perché sono un materiale molto rigido, purtroppo tendo a fessurarmi. E questo quindi la dice lunga anche sulla scelta dei materiali. Arriveremo a capire come invece possiamo rinforzare un solaio ligneo. E lì il tema è, ma che materiale scelgo? Un materiale che è molto rigido o un materiale meno rigido? Ci arriviamo dopo. Quindi le tecniche di rinforzo fatte di materiali a base calcio, a base cementizia, quello che serve nel momento in cui state trattando un edificio. Qui non stiamo trattando solo edifici vincolati, ma edifici montani in generale. Quindi possiamo sdoganare il calcestruzzo, giusto architetti? Gli ingegneri non hanno problemi, gli architetti hanno problemi se parliamo di calcestruzzo? Se sono, guardo un po' gli architetti, spero di no, al netto dal vincolo ovviamente, dal vincolo della soprintendenza. Bene, calcestruzzo è un materiale assolutamente povero ma assolutamente efficace, in tante cose lo è. Bene, altri cedimenti in fondazione, li vedete? Cedimenti fondali sono molto rischiosi e purtroppo l'intervento in fondazione è assolutamente oneroso. Se bisogna intervenire con rinforzo in fondazione, il budget sul rinforzo purtroppo trova la componente massima lì. Le sottomurazioni, tutte queste tecniche di rinforzo, l'allargamento della fondazione, sono assolutamente tecniche molto molto invasive, costose, ma che possono anche nelle nostre zone sono purtroppo possono essere abbastanza comuni, cedimenti locali, cedimenti d'angolo, e cedimenti li vedete qui sui lati lunghi oppure sui lati corti, che generano meccanismi diversi, che sono classici meccanismi a travesnello, a trave tozza. Ecco, come difenderci da queste cose lo vedremo dopo. Ecco, qua vedete poi le referenze, ci sono tutta una serie di referenze, qui ringrazio ovviamente, tutto questo materiale viene anche dal professor Giuliani, professor Samarini di Bergamo, che qualcuno di voi conoscono, che è cresciuta a Brescia, che è uno specialista della riabilitazione della muratura, l'ingegner Cominelli, che ha fatto il dottorato qualche anno fa, insomma, e da poi tutto il mio gruppo di ricerca. Guardate questi quadri fessurativi. Noi possiamo in realtà intervenire e possiamo cercare di rinforzare questi edifici se soprattutto capiamo il motivo e capiamo l'origine di questi dissesti. E allora possiamo veicolare meglio le energie e di conseguenza anche l'aspetto economico è più tarato, è più ottimizzato, se, ripeto, siamo in grado di capire e identificare le problematiche. Ma qua vedete che sono una sorta dei grandi arconi di scarico, qui questa parte qua porta a casa poco carico, queste fessurazioni qua ci dicono come il carico tende ad andare per effetto arco, perché la muratura lavora molto per effetto d'arco, la trazione non resiste, quindi il carico va a terra attraverso gli archi di scarico, non ha molte altre chance, attraverso le compressioni, attraverso dei flussi di sforzo di compressione, che vanno un po' a esulare dalla zona centrale. Questo è un altro esempio, questo è facile da capire, è il primo esempio, giusto? Manca il blocco, c'è questa azione qua, qui c'è stato un cedimento ovviamente in fondazione, ma uno può dire,
E se ci fosse qua, se ci fosse stata all'interno una volta non presidiata, senza catene, avrebbe creato questo dissesto? Se ci fosse questa copertura spingente, può creare questo dissesto? Bene, no, adesso comincio a non rispondere, meno male. Ingegner Pizio, cosa ha da dire? Fresco di... Da quando è che si è laureato lei? Fresco di laurea? 2 anni. 2 anni, bravo. Avrebbe spinto sulla muratura ortogonale. Sì, e non avremmo visto questo dissesto. E non avremmo visto questo dissesto. Ma anche in una catena non avremmo visto questo dissesto. Questo dissesto è molto probabilmente legato a un cedimento fondale. È molto probabilmente legato a un cedimento fondale. Ci fosse stata una copertura molto spingente, probabilmente avremmo visto una fessura qui, più ampia in cima e che va a morire quando si va verso la base. Ci fosse stata una volta qua spingente non presidiata, avremmo visto magari la muratura qui, adesso non con questa deformazione, ma avere dei dissesti in corrispondenza dell'impalcato. Ecco, dobbiamo un po' capire i motivi perché in base a quelli attuiamo le tecniche più appropriate di rinforzo. Eccolo qua, un altro esempio, guardateli qua questi esempi, edifici non particolarmente curati, guardateli qui, il cedimento d'angolo, tipico dissesto che vediamo spesso anche negli edifici che sono costruiti in pendio, perché c'è anche quell'effetto lì. Negli edifici in pendio questi dissesti sulle murature, soprattutto agli angoli, che evidenziano l'assenza di un comportamento scapolare o l'hanno perso per dissesto, ecco, sono molto comuni. Questo è un dissesto comunissimo, qui è un po' avanzato, ecco, un po' preoccupante, ma è un dissesto abbastanza comune anche nell'angolo, per esempio in sommità, quando abbiamo le travi di displuvio, quando non abbiamo il tetto a capanna ma oltre alla capanna abbiamo anche le travi di displuvio, e la trave di displuvio che spinge sull'angolo genera proprio questa rottura che la riportiamo specchiata in sommità. Fenomeni di spinte di coperture che vengono esasperati non da sisma, ma dalle nevicate importanti, dai carichi importanti o dalle deformazioni che negli anni continuano. A volte si trovano capriate linee che nelle chiese hanno toccato l'estradosso della volta. E uno dice, ma sono stati così poco furbi a realizzare, non avevano neanche un corso di muratura, un cordolo in legno per alzare. Eh no, la capriata negli anni, nei secoli, ha maturato deformazioni viscose che l'ha portata a toccare. E una capriata che tocca l'estradosso in chiave di una volta, un aspetto positivo, che ci piace? Non ci piace né lato volta, arco, a seconda di dove, se va nell'arco diaframma o nella volta, adesso poi in genere vanno nell'arco diaframma perché la capriata è posta proprio al di sopra dell'arco diaframma, se dovessero andare nella volta peggio ancora, perché danno un forte carico concentrato, le volte non nascono per avere cariche concentrate perché sono spesso sottili, ma anche la capriata. La parte inferiore di una capriata è un tirante teso che non deve appoggiare lì, perché anch'essa, anche lato legno, quindi ha delle grosse problematiche. Ancora, quindi, questi dissesti della muratura spesso derivano da problematiche interne e in copertura, ripeto, abbiamo queste spinte che negli anni, nei decenni, nei secoli incrementano perché maturiamo delle deformazioni viscose, quindi spesso permanenti nelle strutture lignee, e lì dobbiamo intervenire. La dimensione delle aperture, è ovvio che le aperture favoriscono le fessure. Ogni spigolo vivo fa nascere in moltissimi materiali dalle fessure a 45 gradi. Cavillature, va bene, naturali, anche negli intonaci si formano, sono spesso naturali, dobbiamo accettarle. A volte da lì partono invece le fenomeni di dissesto più importanti, che possono essere di questo tipo. Un cedimento fondazionale va a pigliare la zona compresa tra le fessure e il cedimento centrale, va, l'abbiamo visto prima, che con questi archi di scarico porta, è come l'edificio vero che abbiamo visto prima, porta il carico all'estremità e c'è questo cedimento. Bene, oppure quest'altra cosa, fessurazione per flessione. Guardate le aperture, le problematiche delle aperture molto comuni,
molto comuni. E qua come possiamo intervenire? Ci sono delle concentrazioni di sforzo qui. Questo è un bellissimo maschio murario, questo è un bellissimo maschio murario, e un altro aspetto preminente e importante, non solo dal punto di vista sismico, ma anche dal punto di vista statico, favorire la presenza di maschi murari che siano continui cielo-terra, non è solo una scelta di natura architettonica, ma è un presidio che dal punto di vista strutturale riteniamo molto favorevole. La presenza di maschi murari che siano continui è un indice positivo per la valutazione dell'edificio esistente. Giusto? Lo vedete naturale perché? Perché c'è una capacità di portare un carico in maniera diretta, senza diffusioni, senza... Ecco, non è questa fattispecie. A volte noi vediamo edifici molto rimaneggiati, cioè nei decenni, nei secoli, lo dicevo già prima, ma adesso abbiamo di fronte un disegno che ci può aiutare, finestre aperte, chiuse, cambi, ognuno poi ha vari proprietari, insomma, al di sotto, piano terra, aperture che si sono via via allargate perché è diventato un garage, perché c'era l'esigenza di un'attività commerciale, e poi richiuse in malo modo. Vani scala che sono scomparsi e sono stati riposizionati altrove, forti rimaneggiamenti. Ma pensiamo solo in facciata, se io questa apertura qua, questa porta, la aprissi molto di più, o la unissi all'altra. Siamo sempre nel mondo del non conservato, in cui non ho il vincolo delle facciate, quindi posso farlo, però... Ecco, al di là di poterlo fare dal punto di vista amministrativo, io sto indebolendo fortemente la struttura, giusto? La sto fortemente indebolendo, perché sto portando tutta questa zona qua, che già qui si concentrava, in una spessore minore, la sto tutta convogliando agli altri setti. E questi trasferimenti poi generano queste fessure, perché questo carico qua in qualche modo deve arrivare qui e qui. Quindi non c'è solo il tema qui sopra di mettere un architrave importante, ma c'è anche il tema che poi questa architrave deve portare carichi agli altri maschi, e la muratura non è che metto delle barre, se fosse in CA metto delle barre da pensione, no, deve andare per effetto d'arco, non ho molte altre possibilità, devo sfruttare questa cosa. E l'effetto d'arco nasce, quindi già da qui vedremmo ulteriormente all'allargamento di queste fessure. Tutti questi sotto finestra, che noi non riteniamo portanti, in realtà diventerebbero degli elementi per il trasferimento di carichi, e quindi ecco, sotto finestra poi spesso ha muratura molto meno curata. Se pensiamo che gli edifici non in pietra, ma negli edifici in mattoni, lì c'è solo, magari ci sono solo 12 cm perché ci doveva stare calorifero. Perché ci devono stare gli impianti, e quindi ecco, andiamo a metterci in una situazione in cui dobbiamo attenzionare. Bene, ditemi se sto andando fuori tema vado avanti. Bene, se ci sono domande, prego di intervenire. Online è un po' più difficile, ma abbiamo l'efficientissima 105. Bene, guardate, eccoli qua, alcuni esempi di quello che abbiamo visto, ancora alcuni esempi, guardate, ma anche qua, lo vedete, l'esempio di prima, neanche a farlo apposta, non è stato voluto, ma vedete che questo ingresso principale generano discontinuità, tutti questi maschi murari che sono portanti, perché non portano se stessi, portano anche il solai, devono, qui c'è poca roba, tendono ad andare ai maschi laterali, con una diffusione, quindi ecco. Quindi il rimaneggiare gli edifici, spostare aperture, chiudere, deve essere attenzionato anche con un minimo di cautela rispetto alla muratura. Ed eccoli qua, l'arco, immaginate che questo sparisca perché si unisca, oppure che questo piedritto tra due archi abbia un cedimento, che di fatto è la stessa cosa, se questo avesse un cedimento locale, l'unica possibilità di equilibrio è che tutta questa componente sopra si trasferisca per arco. E se qua ci fosse un'apertura? Complichiamo ulteriormente la vita. Complichiamo ulteriormente, creiamo le condizioni perché... Ah, eccola qui. Questo arco qui è bello da disegnare, ma non si realizza. Le comprensioni non mi risulta riescano a attraversare una finestra vuota. Non mi risulta, ok?
ok? E anzi, se ci fossero degli infissi, questi sono a rischio. Perché? Ecco, l'arco che si può formare è questo, quindi andiamo in realtà con i rimaneggiamenti a complicare molto. E nel costruito storico, non è una casistica così rara, nel costruito storico c'è la presenza di questi rimaneggiamenti. Gli edifici in aggregato. Non possiamo sempre pensare a un edificio isolato, soprattutto nei nostri centri storici, che sono assolutamente meravigliosi. L'ingegnere purtroppo deve affrontare il tema dell'edificio in aggregato dalle amatissime normative tecniche del 2008, quando dicevano: vuoi fare la vulnerabilità sismica di un edificio? Guarda che se vuoi, cosa vuol dire la vulnerabilità sismica? Ma diciamo anche, vuoi valutare un edificio, sia dal punto di vista sismico che statico? Ricordo che la statica sono i carichi di tutti i giorni, quindi in queste zone è ovviamente prevalente quello. Vuoi fare questa valutazione? Non puoi farla pigliando il tuo edificio e estrapolandolo dal resto del contesto. Se è isolato, ovviamente sì, ma se non lo è, devi valutare tutto l'aggregato. Vuol dire interi isolati, se ci pensate, vuol dire interi isolati. Dopodiché l'ingegnere deve un po', adesso non è questa la sede, deve un po' fare delle scelte, deve un po' decidere quando è il confine del suo edificio, ma deve perlomeno valutare il resto. Anche quindi in condizione di dissesti, il dissesto di un edificio che ha una parete in comune con un altro è logico che può determinare dei danni, anzi ci sono cause su cause rispetto a questo. Edifici in aggregato in cui un edificio abbandonato ha magari un tetto spingente che manda una parete fuori piano, ma questa parete magari è in comune. O, per esempio, io sono stato coinvolto in un paio di situazioni di questo tipo che vi sto raccontando. Una, tra l'altro, era Ponte di Legno, un edificio spingente che aveva creato un'apertura importante in sommità tra questo aggregato edilizio. Bene, traslazione orizzontale trasversale, adesso tante cose le abbiamo viste, rotazioni, qui sono palazzine importanti, eccolo qua. Questa è la situazione tipica in cui, ripeto, non è solo sismica questa situazione, in cui un cedimento qui, una spinta eccessiva della copertura, qui è crollata, quindi ha smesso di spingere, però magari prima di crollare aveva spinto. Guardate cosa succede. E perché non si piglia l'angolo? Stavolta l'ingegner Pizio rispondo con un ni. L'angolo su rigidezza maggiore, ingegner Bertoli compete sempre per il 30 lode, c'è sempre una prima volta, che poi l'ingegner Bertoli viene da Piancamuno, non mi ricordo, quindi è il più distante di tutti, ma no, ecco, perché cosa vedete qua? Le famose pietre d'angolo. Ma che riconosciamo, adesso io qui non ho ancora visto, ma immagino in tanti paesi della valle, anche in tanti paesi della nostra valle ci sono le pietre d'angolo, che sembra una cosa da manuale storico, invece è un presidio importantissimo. Le pietre d'angolo che sono ben disposte in maniera alternata e che sono ben quindi incrociate, sono un presidio assolutamente importante, perché già vi promuovono un minimo di comportamento scatolare. L'angolo è la parte più, ovviamente dal punto di vista strutturale, più delicata. Le normative non amano le finestre d'angolo negli edifici in muratura, chissà perché. E se le mettete si può fare tutto, ma dovete attenzionare molto e curare bene quel dettaglio. Oggi vanno di moda le finestre agli angoli, le grandi aperture, benissimo, le possiamo fare, ma attenzione a curarle, perché le regole prevedono, le regole del buon costruire, ma dal punto di vista è molto ragionevole, prevedono le pietre d'angolo, che i pezzi migliori siano disposti proprio in queste zone. Dopodiché avete la formazione di una fessura importante che è qui, ma questa avviene dopo, è un meccanismo che avviene, ma che voi state perlomeno posticipando. E come fate a evitare questo meccanismo?
Cos'è che bastava lì per evitare? Voi dite una copertura, uno spingente sopra. Bastavano delle semplici catene. Bastavano delle semplici catene. Bastavano impalcato organico. Non servivano murature rinforzate con chissà che roba. Bastavano delle semplici catene a livello di impalcato. Che possiamo e sappiamo disporre. E che nella nostra storia ci sono sempre state. Perché i nostri antenati le hanno sempre utilizzate. Ecco, poi forse qui non erano più sufficienti, era un edificio non curato, erano saltate, non erano state progettate in maniera corretta. Se l'edificio è molto lungo, immagino che non basti una catena solo alle due estremità, perché anche in mezzeria, per evitare che spanci il tutto. Nelle chiese c'è il tema del ribaltamento della facciata principale. Nelle chiese non ho grandi impalcati, ho solo la copertura. Chi è in grado di favorire il comportamento scatolare, cioè di evitare che questa chiesa sia una scatola in cui si aprono le quattro pareti, si aprono, è solo la copertura, o delle catene. Se queste non sono sufficienti, immaginatevi, di colmo tipicamente nella direzione lunga della navata, quando c'è anche un evento sismico, questo spinge decisamente sulla facciata principale e tende a ribaltarla. Se invece, anche per motivi statici, in una chiesa in una volta, le catene non sono in grado di reggere la spinta, sono le pareti lunghe della navata che tendono a ruotare, perché la volta si fessura. E questo, per esempio, ero stato coinvolto in provincia di Cremona, in una chiesa che era assolutamente, assolutamente a rischio collasso per una mancanza di catene, e quindi non c'era un presidio statico, cioè nella vita di tutti i giorni. Non è che dovevamo aspettare il sisma, non c'era assolutamente una verifica dal punto di vista statico. Lì c'era la muratura pessima, che qui per fortuna non abbiamo, c'era tutta una serie di concause. I dissesti, ragazzi, sono ragazzi, colleghi, questo lo dico sempre puntualmente, i dissesti sono ovviamente, spesso quando diventano gravi, legati a più cause. Dobbiamo sempre cercare una sommatoria di cause, anche quando siamo coinvolti in collassi e siamo coinvolti anche nelle indagini peritali, spesso c'è sempre una serie di cause, a meno che il collasso sia durante il collaudo, nella fase di costruzione, allora lì non è che possiamo avere grandi cause, c'è un errore di progettazione, un errore di esecuzione, lì è tutto più semplice. In queste situazioni abbiamo più una serie di concause, per esempio questo ribaltamento, l'ho già detto, una copertura che spingeva, delle volte che potevano spingere, un cedimento fondale, una muratura piuttosto, sembra una muratura snella, assolutamente non presidiata. Le pareti molto lunghe, non dimentichiamoci delle nostre equazioni, delle nostre amate equazioni, il delta T, i delta T, scusate per chi non è ingegnere, le deformazioni termiche. Le deformazioni termiche, non è solo tema di giunti stradali, non è solo tema di grandi, ma anche nei nostri edifici, soprattutto se lunghi, diciamo 15 un po' poco, diciamo dai 20 ai 30 metri, nascono i giunti naturali. Ma dei giunti naturali possono nascere, a volte nascono le sezioni più deboli, se nascono qui va benissimo, questo è un disegno didattico, se nascono qua mi va un po' meno bene. Se poi nascono e si sommano le altre problematiche, vedi qui faccio una porta o c'è un cedimento fondale, dopo sono cose che una sommata all'altra creano dei dissesti assolutamente gravi. Negli edifici lunghi, voi dite non abbiamo edifici lunghi, come no? Gli aggregati che abbiamo? Come no? Abbiamo gli aggregati, tanti edifici singoli che condividono il fronte, per esempio, che condividono il fronte. In quelle situazioni lì nascono dei giunti naturali, che possono andare più o meno bene, a seconda della posizione e a seconda di come vanno ad interferire con il resto di eventuali altri dissesti, come vanno ad interagire. Eccole qua le volte. Ecco qua cosa succede alla volta, quello che dicevo, lo spanciamento. Quando discutevamo prima quel dissesto che era più a triangolo, no? Che era ad angolo, ecco, vedete invece cosa succede ad una volta. Guardate un po' la situazione delle volte, la situazione delle volte la vedete lì, in assenza di una catena
che può essere intradossale o estradossale, lo vedete in alto a destra, avete sicuramente un dissesto, una spinta che porta a uno spanciamento con la massima inflessione che vedete in basso a sinistra. Guardate invece la figura colorata in alto al centro. Non abbiamo la copertura organizzata, abbiamo una copertura che non è in grado di trattenere il muro, una copertura spingente, che è la tipica situazione, non è che, ecco, una copertura spingente che, in cui riconosciamo il tetto classico a capanna che spinge in corrispondenza di una volta al piano terra. Tipicamente le volte sono al piano terra, sopra non le ho, a volte le ho ma molto raramente. Ecco cosa può succedere. Catena estradossale. A volte ci sono catene estradossali perché vengono utilizzate anche per impalcato. Quindi sono al di sopra, sono nell'impalcato sopra, quel GH che vedete nell'immagine. Bene, in quel caso lì cosa succede? Guardate che nei punti C e D, se non ho sufficientemente, se non ho un sufficiente carico verticale, nei punti C e D posso avere una fessurazione. Le catene stradossali sono ottime, ma non le potete mai mettere all'ultimo piano. Mai. Evitiamolo di metterle se sopra non ho sufficiente peso. Se sopra non ho sufficiente peso. Perché vi determinano, dopo si fanno le verifiche, si fanno i calcoli, ma a livello descrittivo, che è un po' lo scopo della lezione odierna, attenzione alle catene stradossali. A volte è l'unica possibilità, non ho spazio fisicamente per l'utilizzo che ho, devo ricorrere a quello, devo attenzionare. In assenza di catena, vedete il meccanismo che in basso a sinistra avete, ecco, lo vedete più rappresentato in basso a destra, questo è quello che succede. Quindi devo incatenare. Se incateno con una catena intradossale alle reni, questo è il rinforzo naturale. Se lo metto da sopra va comunque bene, ma attenzione che questa distanza mi può generare quel fenomeno che vedo in alto. Bene, non so se vogliamo fare un po' di pausa o vado avanti. Io posso andare avanti fin quando volete. Coperture spingenti, eccolo qua. È un tema forte. La copertura spingente, qui va di moda molto il tetto alla... È sempre stato utilizzato il tetto alla lombarda, noi abbiamo il tetto, finiamo alle 12:30, quindi 12:15, molto prima, perché dopo c'è il tuo intervento, no? Quindi sono già 11:48, nessuna pausa, sono andato un po', no, non mi sono reso conto dell'orario, mi scuso per la mia proposta, Quindi direi di andare avanti, che ormai siamo verso la conclusione. Queste sono le coperture, queste sono tipiche coperture spingenti, tipici effetti delle coperture spingenti. Ecco, dopo sono enfatizzati, ma questo, copertura molto lunga. Ecco cosa succede, quando dicevo utili delle catene non solo all'estremità, quando abbiamo una parete molto lunga, nelle chiese ma anche negli edifici lunghi, guardate, insomma, situazioni tipiche. Eccolo qua, la trave di displuvio che dicevo prima, con questo meccanismo d'angolo. Ma se la copertura la rendo un diaframma organizzato, la organizzo, faccio in modo che questa spinta qui in realtà non avvenga, perché questa è una spinta concentrata molto forte, ma io la organizzo, connessione, per chi non è ingegnere dico, con delle semplici connessioni, con un'organizzazione strutturale, io posso fare questo, questa spinta qui viene assolutamente presidiata. Viene presidiata. Una copertura classica in cui abbiamo gli elementi di fatto quasi tutti appoggiati, sì, c'è qualche chiodo qua e là, è spingente. Una copertura invece di una certa rigidezza non è più spingente, perché la spinta è data dalla deformazione. Quindi se sono in grado di irrigidire anche con tecniche poco invasive, conservative, perché questo è un po' il punto, bene, riesco a garantire e a presidiare questi meccanismi. La copertura che si deforma poco non è spingente, la copertura che si deforma parecchio lo diventa, è quello che dobbiamo apprezzare. E la copertura lasciata in legno ma organizzata con prodotti a base legno la possiamo rinforzare e la possiamo rendere non spingente. Non serve trasformare né solai né copertura e l'altro cemento, non stiamo assolutamente ipotizzando questo.
Bene, ma adesso andiamo a vedere alcuni interventi perché c'è poco tempo, quindi vado piuttosto velocemente. Un tema è quello del rendere, rendere il mio edificio scatolare, cioè evitare questi meccanismi. La prima grande cosa è cercare di mitigare tutti i ribaltamenti, tutti i meccanismi singoli, tutti i cinematismi locali, li chiamiamo noi, ingegneri. Evitare tutti i cinematismi. Beh, ma allora, vedete, classicamente abbiamo la presenza di due situazioni, gli incatenamenti e l'organizzazione dell'impalcato. L'impalcato deve essere in grado di trattenere queste quattro murature in modo che l'edificio poi si deformi come un unicum. Non che si apra come una scatola, ma che sia che ci siano dissesti di natura, siano eccessivi carichi verticali che orizzontali, questa mia scatola, questo mio edificio semplice, didatticamente molto semplice, faccia in modo che tutti i punti si spostino dalla stessa quantità nella medesima direzione e che non ci sia uno che va da un lato, uno che va dall'altro. Lo posso promuovere con degli incatenamenti, con opportuni rinforzi degli impalcati lignei, che restano lignei. Andiamo a vederli, ma andiamo a vedere l'organizzazione dell'impalcato. Dopo, se c'è tempo, torno su queste cose. Ecco qua alcune tecniche di rinforzo del solaio lignei, su cui vorrei porre la vostra attenzione. Allora, ho un solaio ligneo, il solaio tipicamente qui è un solaio alla lombarda, non è un solaio alla veneziana in cui riconosciamo dei travetti molto più fitti. Tipicamente noi qui abbiamo travetti 12x16, 14x18, non lo so, una cosa del genere, interasse 50, 60, a volte 12x16 passo 60. Su luci anche di 5 metri, rapporto luce altezza vicino al 30, luce altezza pari a 30, un numerino che sappiamo calcolare tutti, non sono adeguati dal punto di vista dei carichi di oggi, come ci diceva poc'anzi anche il professor Azzoni. Il carico di oggi noi dobbiamo progettare per 200 km2 se vogliamo trasformarli in residenziali. Bene, non sono in grado di portare questi carichi, sono eccessivamente deformabili, non garantiamo comfort abitativo, tra l'altro, perché nessuno nella logica nostra italiana ama vivere in un ambiente in cui ad ogni passo c'è una vibrazione, c'è una deformazione che avvertiamo, non abbiamo senso di sicurezza. Bene, per fare questo dobbiamo irrigidire, ci sono molte tecniche che abbiamo studiato, una è quella di utilizzare 4-5 cm di una classica soletta in calcestruzzo armato. Non possiamo usarla negli edifici vincolati, devo stare attento a quello che dico oggi, non possiamo usarla negli edifici vincolati, possiamo sostituirla con altre, per esempio, con dei betoncini a base di calce. Che differenza c'è tra i due però? Quindi gli stessi 5 cm, innanzitutto poi c'è il tema delle connessioni, gli stessi 5 cm li possiamo mettere con un betoncino base calce. Che così quindi tutta la soprintendenza ovviamente è giustamente, se l'edificio è vincolato, l'apprezza di più, però noi ingegneri dobbiamo calcolarlo, perché la soprintendenza deve dirci di sì, ma noi abbiamo tutte le pratiche da firmare, in cui diciamo che quell'edificio è sicuro secondo le normative tecniche. Quindi dovete un po' capire anche il nostro punto di vista, no? Quindi c'è anche questo di ingegnere, aiutatemi un po'. Quindi c'è anche questo di punto. C'è il tema del collaudatore, per edifici importanti poi c'è la validazione, insomma ci sono tutta una serie di aspetti, tutta una filiera in cui anche l'aspetto strutturale deve portare. La soprintendenza, devo dire, a Brescia è sensibile in questo perché, per esempio, FIDA ha avuto dentro degli ingegneri strutturisti che hanno istruito delle pratiche nella situazione post-sisma, ha coinvolto i professionisti che erano coordinati dal professor Giuriani. Insomma, la pratica strutturale viene valutata attentamente, anche per cercare di avere nell'ottica conservativa un intervento strutturale efficace e anche poco invasivo. Quindi poco invasivo, compatibilità, ma anche sicurezza strutturale. Dobbiamo far emergere queste cose qua. Cosa cambia tra un betoncino
a base calce, un bettoncino a base calcestruzzo, qual è il parametro fondamentale che cambia, al di là dei 5 cm, che è un numero abbastanza buono, soprattutto per le luci che abbiamo in queste zone? Ingegneri? Una domanda un po' ingegneristica. Cambia il modulo elastico, cambia la rigidezza. E se cambia la rigidezza complessiva del mio solaio rinforzato è molto più bassa quando utilizzo un bettoncino base calce. Quindi il bettoncino base calce va benissimo, ma devo saperlo calcolare con un modulo elastico che è molto più basso. E quindi a volte mi servirebbero più centimetri, ma i più centimetri danno più peso. Ok? Quanto pesa un solaio, solo legno, in un solaio ligneo sono 30 kg metro quadrato. Vi faccio presente che un solaio lattro cemento, se sostituissimo con un solaio lattro cemento, andremo a 300 km quadrato. Ma le murature fuori sono le stesse, le fondazioni sono le stesse. Quindi parliamone di questa sostituzione, evitiamola. I solai lignei ce li teniamo se lo meritano e cerchiamo di rinforzarli. Se è vincolato ce li teniamo per forza, se ci sono zone malorate le dobbiamo sostituire. Le dobbiamo sostituire. Bene. In quel caso, attenzione che i 5 cm, mentre nel calcestruzzo funzionano quasi sempre perché ha un modulo elastico molto alto, quindi l'inerzia complessiva della sezione mista legno-calcestruzzo è sufficiente, nel caso del bettoncino a base di calce abbiamo un materiale più compatibile, ma meno efficiente dal punto di vista strutturale. Le cose vanno dette. Ma va sempre bene uno, va sempre bene l'altro? Ma no, dipende da tante casistiche. Ho luci piccole? Non ho grande bisogno? I travetti in legno sono già molto buoni? Ho fatto delle prove con resistograph? O come fa il muratore che gli mette un chiodo e vede che fa fatica a inserirlo, quindi il legno è molto buono? Il professor Giuliani ha tra l'altro sviluppato una tecnica che è lo sclerometro adattato al legno, lo sclerometro per il calcestruzzo, gli ha fatto all'interno un foro filettato in cui mette una punta filettata e misura quanti colpi, misuriamo perché l'abbiamo poi provata tutta, misuriamo quanti colpi dobbiamo dare al legno per entrare di un centimetro, di due centimetri, di tre, di quattro centimetri. E spesso in queste zone, a volte nelle nostre zone, andiamo a rifiuto. Ma devo fare 20 colpi per andare dentro un centimetro, basta, prova finita, legno di assoluta qualità. Andate in zone molto umide, la nostra pianura padana, e andate, dov'è la zona in cui c'è più rischio di marcescenza? Dov'è che andiamo a fare questa prova? In mezzeria o agli appoggi? Ma agli appoggi, dove siamo vicino alle murature, dove siamo vicino agli stand, dove abbiamo la tendenza ad avere umidità. In quelle zone lì a volte si entra con un colpo, abbiamo fatto 4 centimetri, ecco. Chiariamo bene la differenza. Qui spesso si va a rifiuto, quando il legno è asciutto ovviamente, quando l'edificio non ha avuto troppe perdite, e allora i nostri, anche qui abbiamo, oltre alla muratura, lo dicevo all'inizio, abbiamo dei materiali migliori. E allora se abbiamo un materiale di ottima qualità, magari ci serve poco per raggiungere le richieste della normativa di oggi, e allora lì sì che è un target in cui possiamo utilizzare magari non 5 ma 4 centimetri di questo betoncino a base calce, che ci sono commercialmente e che hanno moduli elastici decisamente più bassi. Ma mentre nella muratura, se facciamo un rinforzo con un intonaco, i due devono essere compatibili e lì sì ci aiuta un modulo elastico basso, qui il modulo elastico alto ci aiuta a rigidire, che è l'unica problematica dei nostri solai. Abbiamo altre tecniche, andiamo a destra e vediamo che anziché 5 cm con dei materiali super performanti possiamo rinforzare con 2 cm. Ma ha senso rinforzare di 2 cm? A volte sì, non ho spazio, sono al limite, perché non è tanto il 2 più 3, ma quando rinforzo poi ho un pacchetto più ampio in genere. E anche i nostri impiantisti ormai sono abituati che il pacchetto impianti, al di là del nuovo e del vecchio, quanti centimetri sono, me lo dite voi, ma è il riscaldamento pavimento, è vero che adesso lo possiamo fare più piccolo, però costa di più, e questo e quest'altro, 20 centimetri, cosa mi dite architetti? Non lo so, neanche ingegneri. Comunque insomma, parecchia roba. Quando invece abbiamo gli edifici esistenti che avevano la marmetta, la piastrella e 6 centimetri di sabbia cemento,
Non è che possiamo dopo, quindi insomma dobbiamo rinforzarlo dal punto di vista strutturale, dobbiamo adeguarlo dal punto di vista impiantistico. E quindi è vero, uno dice ma è alto 3,20 m, quindi ho capito, ma dopo ci sono le sottofinestre, le porte, le scale, insomma c'è tutto questo tema di contorno. A volte non c'è neanche quella possibilità, per cui dobbiamo stare al minimo, indispensabile, 2 cm. Ma quali sono 2 cm di calcestruzzo, quindi nel vincolato non si può usare, di calcestruzzo che è un modulo elastico di 45.000 MPa, il 50% in più di calcestruzzo normale, che ha una resistenza di 120 MPa, 1200 kg centimetro quadrato, materiali stellari 20 anni fa, materiali che giravano solo nelle università, che sapevano poi usarli, ma che adesso sono commerciali, che adesso si possono comprare grandi player dal punto di vista dei rinforzi, senza far nomi e cognomi, ma sono, li hanno tutti ormai, hanno a catalogo anche questi materiali, che abbiamo studiato noi, tra l'altro alcuni proprio a Brescia, con delle prove che li vedete. Quindi con solo 2 cm di questi materiali riusciamo ad averli. Beh, possiamo anche avere, vedete sotto, il legno legno sarà molto rigido? Riusciamo a incrementare molto la rigidezza? Il legno legno, che piace molto alle soprintendenze, si presta molto alle coperture, non agli impalcati, a meno impalcati di piccola luce, perché comunque, ripeto, noi abbiamo l'esigenza di irrigidire, abbiamo l'esigenza di abbassare le frecce e le deformazioni, e quindi il legno legno è forse in situazioni che hanno proprio bisogno di poco. A volte addirittura quando c'è stata l'esigenza di... non c'era nessuna possibilità dal punto di vista delle altezze interne, è stata messa una lastra in acciaio, tutta chiodata e spinottata, tecnica assolutamente costosa, assolutamente, se volete, un po' strana, ma è una delle soluzioni. Qual è il grande vantaggio della lastra in acciaio? Che si possono fare a pochi millimetri, perché ha un modulo elastico assolutamente eccezionale. Ha un modulo elastico di 6-7 volte quello del calcestruzzo e 20 volte, anche 30, dipende, quello del legno. Quindi irrigidisce assolutamente. A volte si abbina dei piatti d'acciaio molto sottili, si abbinano, qui non c'è l'immagine, si abbinano dei piatti in acciaio molto sottili che quindi sono all'interno del travetto e sopra si mette, per esempio, il betoncino base calce. Quindi si mettono dei travetti, dei piattini d'acciaio qui, solo qui, quindi larghi poco meno della larghezza del travetto, 7-8 centimetri per qualche millimetro, e sopra si mette il betoncino base calce. Queste sono tutte tecniche che vanno fortemente ad irrigidire. Ed eccolo qua, altre tecniche. Poi c'è tutto il tema, per esempio questa è una tecnica che era stata particolarmente studiata con la soprintendenza, fa parte della tesi di dottorato dell'ingegner Cominelli, che ringrazio perché mi ha dato queste slide, ma questo, oltre a vedere delle tecniche già viste, lo vedete, quindi c'è il tema delle connessioni rispetto all'assitto, c'è quindi questo betoncino a base calce deve avere una rete elettrosaldata, non piace la rete in acciaio, la si può mettere in fibra di vetro, per esempio. Ma oltre a questo, se voglio favorire, voglio enfatizzare il comportamento scatolare, devo connettere tutta questa lastra collaborante, questo betoncino, alle murature perimetrali, alle murature portanti. E quindi ci dovrà essere pure un cordolo che va legato alla muratura, li vedete qui, queste spinottature, li vedete qui, questo è un cordolo alla vecchia, un cordolo in CA da non fare oggi, questi sono altri cordoli, questo può essere fatto con il betoncino, betoncino base calce. L'isolamento può essere messo lì, se metto l'isolamento qua sotto, il betoncino è qui, sto alzando la sezione, la sto irrigidendo maggiormente, però devo avere lo spazio per poterlo fare. Ecco, non c'è la soluzione unica, a seconda del livello di degrado, livello di malattia dell'esistente, a seconda di quanto sono distante dal minimo di sicurezza strutturale e di comfort abitativo, ho diverse soluzioni. Ma ripeto, questa per esempio è molto promettente. Queste sono a multistrato fenolico o il doppio assito, multistrato fenolico è un materiale a base compensato,
un po' come l'SB3. Sono questi materiali a base legno, non è a base compensato, però una sorta di compensato, oppure gli USB3. I pannelli USB3 devono essere 3 perché l'1 e il 2 non sono strutturali, solo per quello il 3 è solo perché è l'unico che possiamo utilizzare dal punto di vista strutturale. Eccolo qua quello che dicevo prima, un doppio sito anche con dei piatti in acciaio, oppure un unico sito con piatti in acciaio e malta base calce. Sono tante le cose, dipende da che esigenza ho, dal budget che ho ovviamente, dal livello di conservazione, dal livello di vincolo che ho. Ma meritano queste tecniche, ormai meritano di essere utilizzate, perché l'ultima, ma proprio l'ultima, è il rifacimento del solaio. Deve esserci un motivo, perché oggi abbiamo tutte le competenze dal punto di vista ingegneristico per poter conservare le strutture. Abbiamo tutte le competenze e una molteplicità di tecniche da utilizzare a seconda delle esigenze. Ho già detto che il doppio sito io personalmente lo reputo da copertura. Nella copertura, se cammino, quando ci vado una volta l'anno a fare manutenzione e ho un po' di deformazione, tutto bene, ma in un edificio residenziale in cui vivo ho bisogno di, nella nostra mentalità, ma anche che è tradotta in normativa, ho bisogno di avere basse vibrazioni e basse deformabilità. Bene, esempio fatto. Qui siamo, faccio anche un esempio di un lato cemento, perché non è che in montagna non ci sono i solai di lato cemento. Il tema del rinforzo degli edifici in muratura con solai e lato cemento è un tema abbastanza importante anche adesso. Ospedali civili di Brescia hanno tutti questi solai, hanno avuto un sacco di problemi, insomma. Ecco, qui siamo invece a Piacenza, vedete il solaio, chissà come si chiama questo solaio, c'è scritto qui, solaio Sappa, volevo vedere se qualcuno lo riconosceva, è il solaio, un solaio molto diffuso, veniva realizzato con delle barre lisce che un operaio e l'operaio dall'altra estremità tenevano e infilavano dentro in questi trafori, questi blocchi, che hanno una percentuale di vuoti 90%, 85%, ecco, lo vedete, e che hanno dei travetti in CA, in calcestruzzo, non armati, perché l'armatura è altrove, avete visto, larghi 4, 5, 6 cm. Quindi rispetto a un solaio di oggi, che invece ha il travetto largo 12, a passo 50, sì, questo è un passo più piccolo per fortuna, sono molto deboli. Bene, è stato rinforzato con 3 cm di questi materiali, che si chiamano Ultra High Performance Fiber Reinforced Concrete, materiali ad altissima performance additivati di fibre discontinue di acciaio per evitare di mettere la rete. Ma dal punto di vista ingegneristico uno dice, ma il trattamento è superficiale qui, ma siamo sicuri che c'è compatibilità tra un laterizio e questo materiale che ha quei 45.000 MPa di modulo elastico? Siamo sicuri che non si strappi? Bene, nella realtà qui c'era una piccola rasatura che è stata ovviamente ben lavorata, è stata ben lavorata, pulita, questi sono lavori da maestranze assolutamente preparate, ma guardate il risultato. Prova di collaudo, prima del rinforzo e dopo il rinforzo. Abbiamo incrementato la rigidezza di 3 volte, quindi per uno stesso carico qui si deformava di 0,07 mm, qua di 0,21-0,22, 3 volte tanto. Quindi siamo stati in grado di irrigidire molto. È efficace questa tecnica? Beh, direi proprio di sì. Ovviamente poi è stata intorno ai contorni delle murature portanti, è stata tutta connessa alla muratura perché voglio il comportamento scatolare. Quindi un rinforzo di natura statica assolutamente importante, ma anche un rinforzo di natura sismica e diciamo legato ai dissesti dei carichi orizzontali. Ecco, questa è una tecnica che non possiamo certamente proporre in ambito vincolato, Ecco, però anche il tema del rinforzo delle strutture del dopoguerra sta prendendo molto piede. Nelle strutture del dopoguerra c'è stato ampio utilizzo di questi solai in lato cemento, compreso ovviamente qui, e cominciamo a avere i primi dissesti, o le prime esigenze di rinforzare. Strutture assolutamente povere, strutture assolutamente deboli. Guardate che siamo andati a vedere nei manuali RDB e veniva utilizzato, RDB era un grande prefabbricatore, e si teneva conto della compressione che andava su queste pignatte. Ecco, si teneva conto della compressione che andava su queste pignatte. Quindi si teneva conto già di tutto.
Ecco, bene, sono state su degli anni, ma ecco, ricordiamoci che la durabilità delle nostre strutture non è infinita, non è che se sono state su 60 anni possono pensare di rimanerne altre 100 senza nessuna verifica. Il tema delle strutture esistenti del dopoguerra, dal punto di vista strutturale, ripeto, sta emergendo. Bene, diaframmi di piano, connessioni, le abbiamo già detto, eccole qua, dobbiamo essere assolutamente connessi. Bene, io direi che queste parti qua sono tutte un po' di dettaglio. Altre tecniche, per esempio, non studiate da Brescia, controventature, sto legando, qual è la pericolosità, qual è l'attenzione? Stiamo connettendo in punti locali, stiamo dando gli sforzi locali, è in grado la muratura qui di reggere questo sforzo locale? Cioè queste tecniche vanno calcolate, soprattutto i dettagli degli ancoraggi qui vanno visti. Non è che metto tre controventi, sì, parto con questo, dopo vado nel dettaglio, devo avere un modello semplificato che mi dice su questo elemento qui che forza va, che tiro va e quindi com'è sono in grado di portare questo ancoraggio a seconda della tipologia di muratura. E ritorniamo in precedenza al discorso della diagnostica, che muratura ho e qual è la capacità che ho. Trovo tutto sulla normativa? No, farò una prova di estrazione in cantiere. Dovrò pensare ad una prova di estrazione in cantiere di una barra che mi dica quanto porta, una prova che il DL, che il progettista prescriverà e il DL insieme al collaudatore potranno studiare. Non viene verificata? Dovrò pensare a una tipologia in cantiere diversa. Qui c'è l'ingegnere, ci sono le figure che possono intervenire. Bene, direi che siamo alle 12:15, devo lasciare un po' di spazio al collega. Questo l'abbiamo già visto. Diciamo la copertura scatolare non ne parlo perché non c'è tempo. Ecco, vi faccio solo vedere due esempi finali in cui questi sono dei lavori come una copertura di un edificio molto importante. Qui siamo, se non erro, Palazzo Calini e Fiumi. Ah sì, c'è scritto Palazzo Calini e Fiumi, che è diventata la facoltà di giurisprudenza oggi in città, in cui ho fatto diventare questa copertura un impalcato che evita che questa muratura e l'altra muratura si separino. Ho fatto in modo che diventino un unicum e ho affidato quindi la capacità di formazione di una scatola a una copertura scatolare a base lignea. Quindi questo è un edificio assolutamente vincolato. Questa tecnica è stata studiata, è stata un'invenzione del professor Giuliani, che adesso noi insegniamo nel corso di riabilitazione strutturale, che abbiamo utilizzato in tante, almeno io poi ho avuto anche l'occasione di suggerirla e di applicarla quando ho fatto le consulenze con dei colleghi. Quindi ecco, queste tecniche qua ci aiutano con un livello di rispetto, di rigore, con tecniche che quindi piacciono anche alla soprintendenza, a rinforzare e ad evitare che questa muratura superiore, che non è messa benissimo se ci pensate, guardate cosa c'è sotto, è una tipica struttura dell'edificio a chiostro, in cui la parte sopra deve essere assolutamente presidiata. E quindi l'esigenza di organizzare questa copertura è preminente, è un'esigenza assolutamente importante. Questo è uno dei primi lavori che fece il professor Giuliani quando venne a Brescia nei primi anni 90, il rinforzo della copertura. Nella copertura, qui lo riconoscete tutti perché questo è San Faustino, dove andavamo da studenti, perché si è laureato a Brescia, nella segreteria studenti. Ecco, queste qui abbiamo avuto modo di sperimentare, quindi qui concludo, ma no, c'è un altro 5 minuti. Abbiamo modo di sperimentare delle tecniche che poi sono diventate didattiche, hanno dei riferimenti normativi, possiamo oggi calcolarle. Finisco con questo, facciamo un salto negli edifici ancora del post-guerra, quindi non in muratura naturale, ma se potremmo utilizzarlo anche lì, anzi faremo delle prove su una muratura naturale adesso, l'utilizzo degli intonaci. Intonaci moderni, di spessore molto piccolo, 2 cm, applicati solo all'esterno. Questa è stata una tecnica particolarmente utilizzata in questi anni di 110, di sisma bonus, perché consentiva alle persone, non l'abbiamo studiata in tempi non sospetti, quindi non entro nel merito del 110,
l'ho solo detto come, come cronaca. Non entro in quel merito lì assolutamente, non è questo la, l'obiettivo della, della mia trattazione odierna. Questi due centimetri applicati solo esternamente ovviamente consentono alle persone di continuare ad abitare nel loro, nel loro edificio. Ma cosa promuovono? Perché l'ingegnere direbbe, ma a me hanno sempre detto che se applico un intonaco deve essere sia esterno che interno, altrimenti non è simmetrico. Attenzione, ma se lo faccio esternamente su tutti i quattro lati, dal punto di vista dell'edificio in sé non è asimmetrico. Dal punto di vista dell'edificio, dell'edificio globalmente non sto portando asimmetria, anzi sto promuovendo un comportamento scatolare. Oggi la frase più diffusa, la parola più diffusa che ho detto è stato scatolare. Sto promuovendo un comportamento scatolare. Si è affiancato poi un rinforzo degli impalcati lignei o in SAP, come abbiamo visto prima, con quelle tecniche che abbiamo visto, e beh, questo edificio qui non può più aprirsi in quattro. Rinforzo poi la copertura lignea, tipicamente con quelle tecniche che abbiamo visto, doppio sito, USB 3, copertura scatolare. Bene, ho un rinforzo che è assolutamente efficiente. Infatti mi ha fatto una prova. Questo era un intonaco solo con fibre corte, non rete, quindi nemmeno la rete. Adesso al di là degli aspetti, guardate la prova dell'edificio in scala reale, un 6x8 alto due piani, provato nel laboratorio di Brescia, quindi un edificio in scala reale, impianta 6x8, un edificio quasi in scala reale, 6x8, ecco insomma, un monolocale proprio mono, alto due piani, è stato provato con due materiali, quindi faccio vedere solo uno, da due player importanti, prova prima del rinforzo, prova dopo il rinforzo. Quindi vedete innanzitutto la crescita di rigidezza, che dal punto di vista sismico potremmo non amare, però ecco, guardate la crescita di resistenza, quindi tutto il plus, tanto per chi è ingegnere quell'edificio lì anche prima era già sul plateau dello spettro, non è che ho modificato la domanda perché l'ho un po' irrigidito, era un edificio che aveva già un periodo 0,2 secondi, due piani, 0,1 secondo per piano, quindi non è cambiata molto la domanda. È cambiata molto la capacità, invece la propria resistenza e anche in termini di utilità, qui non l'abbiamo esplorata perché volevamo rinforzarlo, ma di fatto la resistenza è del tutto incrementata. Questa è una tecnica di rinforzo ovviamente che non è applicabile agli edifici, no, vediamo se parte, devo farlo partire, sì, ho finito, niente, volevo farvi vedere il... Stiamo attentissimi. Fa il furbo, eh? Non so perché non... No, sono partiti tutti e quattro. Quest'ultimo forse no. E qui, eccolo qui. Fregati tutti. Questo è il quadro fessurativo dell'edificio prima del rinforzo. Ci siamo fermati ad uno stato limite di danno, però la tecnica, ad un sisma non eccezionale. Questo invece, siamo arrivati... oltre un sisma, siamo arrivati di fatto quasi a rottura dell'edificio, ma vedete che come la presenza di questi intonaci abbia creato un quadro fessurativo molto blando, molto, sì, manca questo che non si apre, manca questo, vabbè, però abbiamo visto questo lato, un quadro fessurativo molto articolato, diffuso, non così preoccupante. Abbiamo dato un grosso miglioramento e lo è ovviamente anche statico, Bene, ringrazio ovviamente professor Giuriani, il nostro grande maestro Brescia, rispetto a queste tematiche, un grande debito di riconoscenza verso il nostro professor Giuriani, che è un professore emerito ancora molto, molto attivo, e dopo sue due allievi, la professoressa Marini e la professoressa Cominelli, oltre a tutto il mio gruppo di ricerca, in cui in questi anni ci divertiamo anche a testare, a lavorare, a proporre soluzioni di ricerca applicata con soluzioni tecniche anche per i colleghi. Grazie. Se è possibile avere le slide. Sì. Le giro dopo. Sì. Ci sono domande? Lasciamo i 20 minuti, ho scolato un po'. Così io. Ah, ok.
Ovviamente ridico quello che ho detto all'inizio. Sarà molto importante, utile l'anno prossimo avere una seconda manche di approfondimento, magari sulle caratteristiche degli edifici un po' più montani. No? Sì. Anche se dagli esempi che hai fatto emerge che comunque la qualità di alcuni materiali, la qualità di alcune strutturazioni in ambito montano è significativa, no? Sia per la qualità del materiale che per la lavorazione. Quindi da questo punto di vista ci interessa molto avere questo in futuro questa seconda manche, magari anche arricchita dal laboratorio, da un'attività anche di micro studio, dico piccolo studio, su qualche edificio o su un edificio campione, insomma, che magari individueremo. Volevo solo dire una cosa molto breve, perché siamo al termine dell'incontro e magari avremo altre occasioni. Volevo sottolineare l'importanza del fattore conoscenza, di quello che noi chiamiamo anamnesi o anamnesi in greco. Cioè, da lì nasce tutto, perché come ovviamente nell'ambito, diciamo, medico, intervenire su un edificio significa intraprendere un'operazione di cura. A volte porta all'operazione chirurgica, però prevede delle terapie. La conoscenza ovviamente dello stato di salute, lo stato di degrado dal punto di vista dei materiali, lo strato, il quadro fessurativo e quant'altro, ma poi ovviamente come si costruiva un tempo, no? Quindi la storia dell'architettura e della costruzione degli edifici è molto importante, perché purtroppo, insomma, io ho vissuto, quando era giovane si parlava solo di calcestruzzo. Per carità, il calcestruzzo va benissimo, bisogna conoscerlo e utilizzarlo opportunamente, però le strutture storiche sono quelle che sono ancora forse più diffuse, almeno nei centri storici, anche se giustamente hai sottolineato come l'edilizia del dopoguerra merita una certa attenzione, anche perché è un patrimonio molto diffuso e molto poco curato, poco curato e molto debole, ovviamente per tante ragioni. Quindi da questo punto di vista è molto importante, ma sempre un po', diciamo, con questo parallelo all'ambito medico, è importante conoscere il quadro generale, diciamo, di comportamento, di salute, che ovviamente con tutte le connessioni del caso, non solo i singoli materiali, ma le connessioni tra un materiale e l'altro, tra un edificio e l'altro, i comportamenti, diciamo, paralleli di edificio o di strutture affiancate. Ma soprattutto è molto importante il momento della sintesi, perché il rilievo è già il primo atto, perché da come tu imposti il rilievo, che può essere blando, geometrico o materico o addirittura stratigrafico e storico degli edifici che meritano, poi torno anche su questo tema del merito o non merita l'edificio, dice molto. Ma poi il momento della sintesi, che è quello del progettista che ha in carico il progetto generale. L'ingegnere ovviamente è fondamentale, credo non solo in edifici particolarmente delicati, è un collaboratore fondamentale, ma poi come in ambito medico le singole analisi specialistiche devono essere in qualche modo coordinate, altrimenti il paziente deve assumere 20 farmaci al giorno e l'edificio con i vari trattamenti specialistici separati viene a costare un'enormità. Quindi il momento della sintesi è quello di un atteggiamento olistico, che va anche a togliere ciò che non è necessario. L'esempio delle fondazioni a iniezione è stato chiarissimo da questo punto di vista. Quindi nel tuo discorso ci sono dentro delle questioni tecniche, ma anche delle questioni, diciamo, culturali, e su questo aspetto io voglio molto insistere, no? Perché progettare significa fare un'operazione culturale, e progettare significa anche conoscere
e utilizzare il progetto come un momento di conoscenza. Se uno pensa di progettare in base a quello che sapeva prima, io credo che dovrebbe cambiare mestiere, perché come ogni volta che si affronta un caso clinico, il medico è tenuto e dovrebbe, e forse anche lo fa, no? Utilizzare quell'occasione come un momento di aggiornamento, anche perché poi le tecniche, i farmaci cambiano velocemente, e così anche in edilizia. Fortunatamente c'è stata un'evoluzione fortissima, no? Lo dico io che da 10 anni non lavoro più dal punto di vista progettuale, quindi molte cose non le conosco neppure io, e bisogna conoscerle e utilizzarle in modo opportuno. Bisogna fare uno sforzo. E quindi lo sforzo è culturale del progettista e deve essere anche culturale da parte del committente, perché se il committente ovviamente vuole la cosa più semplice, vuole il prodotto surgelato, non può pensare poi di avere i benefici del prodotto fresco, è ovvio. Da questo punto di vista io non allargo, perché altrimenti non andiamo più a pranzo, no? Ma guardo il sindaco per guardare la comunità. Abbiamo l'occasione, abbiamo ancora, intanto che è aperto questo laboratorio permanente, di offrire alla comunità dei committenti e alla comunità dei progettisti, che vanno ovviamente coinvolti, delle consulenze. Io non so se Fausto avrà tempo per seguirci su questo piano, però come ne abbiamo parlato con Sergio Pascolo sul modello della commissione del Trentino, dell'Alto Adige a consulenza per i progettisti, io credo che l'ambito strutturale sia un nodo, uno snodo, come dire, indifferibile, ineliminabile di questa eventuale consulenza, sempre che ovviamente da parte dei cittadini e dei progettisti ci sia la voglia di fare un passo in avanti, perché se è più comodo ragionare in termini di supermercato, entriamo lì e parliamo quindi di una cucina ovviamente standard. Non possiamo poi, come dire, dire ma avevamo una qualità diffusa e non ce l'abbiamo più, quindi questa è una scelta nodale che riguarda ovviamente Vione. Io credo che questi contributi siano importanti dal punto di vista teorico, ma soprattutto il passo fondamentale sia quello successivo. Entriamo nello specifico di qualche o di un caso studio di Vione, lo guardiamo con lente più ravvicinata e quindi anche la tradizione la leggiamo in termini poi di quella innovazione dal punto di vista dei materiali, delle tecniche di intervento di cui Fausto ci ha parlato e di cui credo sia anche protagonista, non solo nell'ambito delle fibre rinforzate, degli calcestruzzi rinforzati, ma nell'ambito proprio più generale dei materiali anche tradizionali, senza arrivare, diciamo, agli interventi legno-legno che la sovrintendenza vuole, ma insomma forse non abbiamo edifici con affreschi a Vione, quindi, ecco, quindi magari il calcestruzzo qualche occasione ecco, si potrebbe anche vincolo e vincolo, insomma. Ecco, non l'ho voluto dire io, no, ma ecco, c'è non bisogna trattare un edificio, ecco, quindi la domanda è: ne vale la pena? Beh, non so, ne vale la pena? Oh, questa è una domanda che bisogna porsi, no? È chiaro che chi ha un anziano, la scelta più comoda è parcheggiarlo nella casa di riposo. Curarlo a casa, no? Come entrare, è un po' più complicato e difficile, però ne vale la pena? Vabbè, dipende anche dal valore affettivo, no? Ovviamente gli edifici non sono persone, naturalmente, ma all'interno di un ambito culturale in qualche modo un po' lo sono, e mi sembra di sentire che Vione dica anche questo, che le persone siano molto legate, affezionate a questi edifici storici, tant'è vero che tutti gli anni, no, vengono organizzate delle attività, la Sagra dei Cassù, i presepi dentro gli edifici storici, non dentro gli edifici nuovi costruiti l'altro ieri, no? Quindi, diciamo, un significato e un legame con il museo questi edifici ce l'hanno, quindi è lì secondo me che bisogna lavorare, no? Non per considerarli edifici vincolati anche se non lo sono, ma forse neanche per buttarli via. Poi ovviamente, come in tutte le case, a un certo punto non si può tenere tutto, no? E bisogna fare delle scelte, però quel limite della scelta non è scritto, no?
è sempre da scrivere ogni volta, e quindi siamo qua per valutare in ogni caso, in ogni situazione, dov'è quel limite, se ne vale la pena tenerlo, se merita o se non merita, insomma. Grazie. Bene. Grazie Giorgio, vi rubo come sempre solo qualche minuto io alla fine, e spero veramente di non tediarvi. Innanzitutto non posso che ringraziare il professor Fausto Minelli per la chiarezza che lo contraddistingue. Mi approfitto subito per dire se e come, magari lo decideremo, ma l'Università di Brescia vuole in qualche modo dare il suo contributo a questa serie di iniziative di un laboratorio permanente, con modalità che possono essere la Summer School piuttosto che altre cose, dico subito, noi ci siamo, ben volentieri, avevamo partecipato a suo tempo anche, c'era stata qualche interazione in occasione dell'anno della cultura, poi per una serie di motivi probabilmente la liaison non è andata a buon fine, ma credo che sia l'occasione per riprenderla. Abbiamo, lo diceva all'inizio il professor Azzoni, attivato questo laboratorio che ha tutta una serie di problematiche che vanno ben al di là di quelle semplicemente, scusate l'espressione tecnica, ma perché hanno ricadute molto più ampie. Cerco di fare un intervento molto laico, ma oltre a fare l'ingegnere faccio anche l'amministratore a 15 anni, per cui è evidente che c'è un aspetto di tutto quello che viene pensato in questa iniziativa che impatta pesantemente sulla comunità e sulle idee che la comunità ha di vedere il proprio futuro. È evidente che noi siamo partiti un po' provocatoriamente, mi piaceva all'inizio, lo diceva anche il professore, con l'idea che alcune iniziative, in particolare quelle di tipo architettonico, potessero essere un fattore, un valore aggiunto per una comunità che deve farsene però carico, sapendo che non si può avere tutto. Se devo dire, tra i risultati di un laboratorio permanente, negli ultimi 3 anni avevamo circa 5-6 edifici del centro storico che potevano essere ristrutturati, 3 li hanno fatti secondo una metodica che magari piace più a Giorgio, magari le soluzioni non sono sempre state, come dire, condivise, compiaciute, ma 3 li hanno fatti così, 3 hanno fatto un modello forse più vicino a quello del cerchiamo di sfruttare al massimo tutte le opportunità che abbiamo. È evidente che certe scelte di natura fiscale, certi sono devastanti dal punto di vista della come dire, conservazione, perché ti danno tutta una serie di parametri. Vengo incontro alla richiesta d'aiuto che dicevi prima, date una mano agli ingegneri che devono fare tutto di più, poi hanno una serie di vincoli di natura fiscale, una serie di vincoli di natura tecnica, e per far quadrare la cosa, visto che lo Stato magari ti regala anche qualche centinaia di migliaia di euro per farla fare, la conservazione fa un po' fatica a essere adattata. Bisogna farla bene, visto che arrivano soldi mi è piaciuto l'intervento finale, la tua metafora sull'idea che sempre più spesso fare progettazione è un fatto di team, è sempre più difficile pensare come lo fai col medico quando hai un malato un po' particolare, mica ti puoi permettere solo di andare dal medico di base e sperare che ti prenoti l'aspirina piuttosto che altre cose, ti fai una serie di indagini magari ultra specialistiche e devi cercare. È chiaro che poi lì si apre il discorso, ne vale la pena, è un investimento che si giustifica. Su questo ovviamente ci sono edifici di un certo tipo, altri meno, ma è anche un discorso sicuramente di comunità, di capire se una comunità che, quella di Vione in particolare, ha conservato una parte, altre le hanno disperso, se interessa ancora è una soluzione quella di continuare a conservare il più possibile, oppure si preferisce con altre scelte. Questa è evidentemente una scelta di comunità, che è anche una scelta dei progettisti, che è soprattutto una scelta dei committenti, perché se il committente non gli frega niente ha due possibilità: o cambia progettista o il progettista è bravo. Non è il caso della discussione, però su questo non sono d'accordo.
perché i committenti sono persone, parlano, pensano, no? E i loro consulenti devono, secondo me, devono aiutarli a pensare. Poi certo, non possono ovviamente trasferire il loro conto corrente e pagare parte dell'intervento architettonico, no? Però possono interloquire con loro. E loro possono e devono interloquire con l'amministrazione comunale, che prende anche delle decisioni a monte di tipo urbanistico e anche di tipo di intervento. Cioè l'amministrazione comunale può dire le cose che si possono fare e che non si possono fare, e quelle che sono vivamente consigliate per avere un paese tra 20 anni di un tipo A o del tipo B. Poi la comunità e i singoli, no, decideranno, però tra 20 anni non potranno dire avevamo un paese tipo A e abbiamo un paese tipo B. Questo è. Condivido in parte, sì, non in toto quello che dici, due motivi. Non si è mai totalmente d'accordo, e questa è una cosa molto importante, perché se fossimo d'accordo non ci sarebbe discussione e non avremmo neppure cominciato. No? L'importante è interloquire. E che ognuno sia anche disponibile a muoversi dalla sua posizione, perché se uno dice la colpa del committente, la colpa dei soldi, la colpa è che l'edificio non regge, allora è inutile partire. Cioè fermiamoci tutti e andiamo in vacanza e finiamo la vita. In sedi opportune poi faremo altre valutazioni. Oggi devo prendere atto di due aspetti. Uno, che comunque queste serie di iniziative hanno creato un dibattito molto forte, anche in qualche caso anche un po' spigoloso, ma perché poi le posizioni sono diverse. E ma questo... La cosa pericolosa non è il dibattito, è che chi si sottrae al dibattito. Infatti, e continua, dico, a ragionare come ragionava prima sulle questioni della committenza. Ci sono anche committenze diverse. C'è il committente che vuole semplicemente fare lo speculatore. E quello credo che farei sempre molta fatica con questo. Ne abbiamo anche degli esempi qua. È evidente. Se pensate che questa iniziativa nasce all'inizio quando c'erano i primi albori del 110, dove si è presentato in comune un signore che mi aveva fatto una mappa del territorio dicendo che più o meno ogni due edifici il terzo valeva la pena buttarlo giù e ricostruirlo tutto. Alla fine era circa un centinaio, perché ho avuto cominciato a pensare che magari si può anche pensare a cose diverse. Oggi c'è un dibattito in corso. Bisogna anche prendere atto, questa è una forma di moral suasion, che soprattutto il mercato mica cambia in un giorno perché ci troviamo, il professore ci dà una serie di possibili strumenti da adeguare, da inserire nelle imprese edili, che non sono sempre più spesso proprio, cioè io ho quasi 30 anni di esperienza, mi occupo di ingegneria delle emergenze, per cui non entro molto nel mondo del costruito, però mi sembra che mediamente la qualità dell'impresa e le competenze non stia migliorando. Su questo ci posso mettere la mano sul fuoco, ma credo che qui ci siano tanti professionisti. Non penso che molti possano dire il contrario. Ecco, e credo di non andare incontro a grandi smentite. I problemi sono lì. Purtroppo tutto questo sulla calcia, mancavano le imprese e gli operatori. Tutto questo comporta anche dei tempi, i salti culturali hanno bisogno di un po' di tempo perché siano adottati, hanno forse bisogno anche di qualche esperienza concreta da vedere, e ben venga una serie di iniziative, perché noi evidentemente possiamo anche modificare le regole, che comunque non si modificano in due giorni su questo. Ma il caso della casa Zampatti, secondo me, è lampante, perché lì alla fine è arrivato lui, no? E si è anche fatto, diciamo, delle soluzioni anche ad hoc, quindi si può fare. Certo. Chi avrebbe detto prima dell'intervento che quell'edificio lì si poteva recuperare e su tre lati, diciamo due guardabili, perché il terzo vicino a un edificio praticamente non è quasi cambiato, se non fosse per quel 50 centimetri di arretramento che nel regolamento comunale. Quello lì è stato un esempio in cui... Chi l'avrebbe detto? Non sempre, però tutta la committenza. Sarebbe bello proiettarle e vederle. Cioè, nessuno avrebbe detto ma come fa a stare su?
pure, avrà avuto i suoi ingegneri, forse bravi o non bravi, non credo, neanche particolarmente specializzati, ma è lì da vedere. Va bene, chiudiamo l'intervento veramente, vi invito tutti a questo momento di convivialità e qui sicuramente avremo magari... Grazie ancora per l'invito. Ecco, se porterai anche il professor Giuriani, sì, ben volentieri, ben accetto, tra l'altro so che da queste parti ha fatto anche parecchi interventi, competenze importanti anche su interventi di grande di Ponte, valore anche solo territoriale, visto le ricadute, e ben volentieri ci vediamo quanto prima. Grazie a tutti. Forse un ultimo passaggio. Mi chiedono dall'online da diverse persone, mi chiedono di poter magari approfondire dei casi concreti montani, magari in un'altra occasione, ed entrare proprio nello specifico dell'analisi. Ci vuole un po' più di tempo, faremo un caso studio magari, perché non ho un caso studio da fare. Infatti dopo, se hai tempo, facciamo un giro, magari solo un caso studio, magari è stato un giro.